Farò un'introduzione molto molto breve, pochi minuti, ringrazio gli organizzatori, ringrazio chi ci tratterà questo pomeriggio a parlare di questo tema che sta tornando ad essere per fortuna centrale nella discussione dei nostri territori. L'Appennino per noi è un valore identitario forte che però per tanti anni abbiamo tralasciato e, come amo dire io, a un certo punto siamo stati costretti a sollevare la testa dalle catene produttive e ci siamo accorti che tornavamo un mondo. Quindi in qualche modo la crisi economica che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo ci ha costretti a guardarci intorno, ad accorgerci e anche a interrogarci, no, su chi siamo veramente. E da lì c'è stato anche qui a Fabriano, molto qui a Fabriano, una spinta alla ricerca anche delle radici, grazie anche all'attività delle associazioni, vedo qui i rappresentanti di Lab Storia, ma anche Fabriano Storica. Quindi a Fabriano veramente si sta lavorando tanto sulla riscoperta delle radici, delle tradizioni e della storia, quindi in qualche modo è il segnale positivo che la crisi ci ha portato. E su questo fronte stiamo lavorando molto con le amministrazioni del territorio, partendo dal distretto turistico dell'Appennino Romagnolo, quindi collaborazioni e sinergie con un territorio molto vasto che travalica i confini regionali, ma anche la nuova spinta che c'è stata negli ultimi giorni nel mettere insieme le esigenze di tutti quei comuni che in qualche modo si affacciano sull'Appennino e che vivono una realtà diversa che spesso non riusciamo a raccontare all'esterno. E questo è l'accenno che ho fatto a Jacopo prima di iniziare, proprio pochi minuti fa, ragionando sul contenuto di questo incontro, il fatto che forse incontri tematici di questo tipo noi dovremmo iniziare a farli fuori del nostro territorio. Dovremmo iniziare ad andare a parlare dell'Appennino, della ricchezza dell'Appennino, della storia dell'Appennino, che è anche la storia dell'Italia, in territori che l'Appennino lo guardano da lontano, con forse un po' di romanticismo, perché quando si affacciano la mattina da una parte hanno il mare, ma dall'altra parte in qualche modo il profilo dell'Appennino lo vedono, però lo vedono lontano. E invece forse dovremmo iniziare a parlarne non soltanto tra di noi, che è molto giusto comunque farlo, perché poi, come vedrete anche stasera, non si finisce mai di imparare e di conoscerlo approfonditamente, però dovremmo iniziare forse a uscire dal nostro confine e iniziare a parlarne anche fuori. Poi mi piace raccontare un aneddoto, per far capire quanto in realtà l'Appennino ci unisca piuttosto che dividerci. Io quest'estate, avendo un bambino piccolo, sono 8 mesi, quindi quest'estate ce n'aveva 4, non potevo inventarmi chissà quale vacanza con la famiglia, che ho anche una bambina di 4 anni. Abbiamo deciso di passare 2 settimane al Monte Cucco, abbiamo preso un appartamento e una delle cose che abbiamo fatto, a parte riscoprire il Monte Cucco, che è stato fantastico, è un luogo ricco anche questo di sorprese a ogni angolo, magari andiamo a cercare invece non si sa dove. Sono andato a visitare le grotte del Monte Cucco. Io sono stato guida delle grotte di Frassassi per parecchi anni e quindi sono andato con curiosità a vedere cosa offrivano queste grotte. E la cosa che mi ha colpito di più, a parte l'interno delle grotte dove c'è anche la firma di Miliani, che io non sapevo fosse stata la persona che aveva esplorato per primo, avesse dato il nome poi alle diverse sale delle grotte del Monte Cucco, è il fatto che affacciandoci dall'ingresso delle grotte verso il mare, verso il nostro territorio, si vede a un certo punto la gola di Frassassi e poi ti fa riflettere il fatto che le grotte di Monte Cucco siano state scavate da delle acque che sono entrate nella terra, che poi confluiscono nel Rio Freddo, che è un affluente del Sentino, che è il fiume che ha scavato la gola di Frassassi e che è anche il fiume che in qualche modo ha fatto nascere e ha formato le grotte di Frassassi. Quindi quest'unione del territorio che c'è sia geograficamente ma anche nella storia, nell'orografia, proprio nella storia di come si è formato il territorio. Quindi sono tutte storie che è giusto raccontarci e che, però ripeto, mi auguro riusciremo a raccontare bene anche fuori, in modo tale da farci conoscere e non parlarcene sempre tra di noi un po' addosso. Quindi vi ringrazio per questa organizzazione. Doveva esserci anche l'assessore Ilaria Venanzoni, però ha detto che arriva un po' più tardi, quindi chiamo al tavolo la professoressa Rosella Quagliarini,
delegata Faiba Adriano, e il presidente del Lab Storia, laboratorio di ricerca storica, il professor Terenzio Baldoni. Opera in difesa e valorizzazione del patrimonio dell'arte, della natura e del paesaggio italiano. Promuove attraverso in particolare l'educazione, l'amore, la conoscenza, il patrimonio artistico ambientale della nostra Italia. E vigila sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali nello spirito dell'articolo 9 della Costituzione italiana. Oggi abbiamo, diciamo, nel partecipare a questo evento, al quale abbiamo aderito con molto piacere e interesse, vogliamo sottolineare che gli argomenti storico-naturalistici che verranno trattati saranno di ispirazione al progetto che il Fondo Ambiente Italiano ha in programma per i prossimi 10 anni, denominato Il Paesaggio dell'Alpe, intendendo per Alpe quelle terre alte, le aree interne del nostro paese, aree che sono lungo tutta la dorsale alpina ed appenninica, lontano dalla costa e dalle pianure. E la popolazione purtroppo di quei luoghi sta diminuendo, i villaggi sono abbandonati, i suoli si stanno riducendo per l'agricoltura e l'allevamento e scompaiono così i servizi principali per la vita sociale. E questo il FAI ha, diciamo, ha messo in evidenza questa nuova realtà. E nei territori delle terre alte aumentano i disastri, lo sappiamo, idrogeologici e sismici in particolare, in assenza di necessari interventi preventivi e differentemente da quanto viene fatto solo in emergenza. Il progetto quindi dell'Alpe è un progetto finalizzato per i giovani, perché imparino a conoscere, amare, riabilitare le terre alte delle aree interne del nostro paese. E loro stessi dovranno essere gli attori, non solo per la salvaguardia del patrimonio ambientale comune, ma anche per la sua potenziale fonte di ricchezza lavorativa attraverso azioni imprenditoriali concrete che già si stanno verificando in altri luoghi. In questo progetto decennale, quindi ricordate dal 2020 al 2030, il paesaggio, abbiamo quindi codificato che è un patrimonio eccezionale di natura e di cultura, e voi sapete cosa significa. E quale migliore occasione è quella di oggi, dove verranno trattati argomenti storici e naturalistici che ci sembrano lontani nel tempo, ma sono il substrato per la contemporaneità, perché attraverso l'esperienza del passato dobbiamo costruire il presente per affrontare il futuro. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, sono Terenzio Baldoni, presidente del laboratorio permanente di ricerca storica di Fabriano, che ha contribuito molto volentieri all'organizzazione di questo convegno. E per questo ringraziamo l'amministrazione comunale insieme a FAI e ringraziamo anche tutti i partecipanti al convegno, appunto. Dunque, il nostro laboratorio permanente, l'acronimo è Lab Storia, nasce nel 1990, nel 2015, chiedo scusa, abbiamo solo 5 anni,
nasce da una felice intuizione del dottor Giancarlo Castagnani. Dunque, diciamo che sotto la cui curatela noi l'anno scorso abbiamo pubblicato il libro Fabiano 1900-1918, dalla bella epoca giolittiana al fronte interno della Grande Guerra, in pratica riempendo un vuoto storiografico dopo ben 4 anni di ricerche e mettendo a fuoco il periodo della Grande Guerra qui nella nostra città. Dunque, noi ci siamo fatti coinvolgere dal dottor Jacopo Angelini, che ringraziamo nell'organizzazione di questa iniziativa, perché rientra perfettamente, diciamo così, nel nostro statuto, dove all'articolo 2 si afferma promuovere gli studi e attività di ricerca storica per approfondire la conoscenza a Fabriano dell'area appenninica delle Marche centrali della storia e della cultura locali. E quindi diciamo che in questo momento il nostro laboratorio, proprio alla luce di quanto affermato nel nostro statuto, si sta spendendo in sintonia sempre con l'amministrazione comunale di Fabriano per, diciamo così, questo convegno costituisce un ulteriore stimolo, ci stiamo spendendo per riunificare l'archivio storico del comune di Fabriano, l'archivio storico, diciamo così, che riguarda la parte più recente, dalla fine del Settecento fino al 1980, che si trova momentaneamente in un luogo per noi ritenuto inadeguato. Ma ci stiamo anche adoperando e speriamo, prima che termini, diciamo così, il mandato di questa amministrazione, anche di recuperare l'archivio notarile mandamentale, che in questo momento raccoglie documenti cartacei che vanno dal 1297 ai primi del Novecento e che costituiscono un patrimonio da cui non si può prescindere per quanto riguarda anche questo tipo di studi che affrontiamo oggi. Insieme a questa volontà di riportare l'archivio notarile mandamentale, anche il fondo pretura e le mappe catastali dello Stato Pontificio. Speriamo di riuscire in questa bella, questa nostra iniziativa e quindi crediamo che questo convegno ci dia una spinta in questa direzione e convinca anche il sindaco ad accelerare i tempi. Bene, grazie mille. Una breve presentazione del convegno da parte del dottor Angelini e poi cominciamo la sessione. Sarò molto breve anche perché i relatori sono molti e gli argomenti sono molto interessanti. È un convegno essenzialmente multidisciplinare e vuole creare come un progetto, qui vedo anche il professor Marco Moroni che piacevolmente al nostro incontro, un gruppo di storici e di studiosi dell'ambiente appenninico che possa creare qualcosa di importante nel nostro territorio appenninico centrale e marchigiano. Guarda caso in questo momento c'è stata la coincidenza di pubblicazioni anche legate all'Appennino, Paolo Piacentini col suo libro sull'Appennino, Augusto Ciuffetti sulla storia economica dell'Appennino, e diciamo anche Marco Moroni che ha fatto tanti libri sull'Appennino, e lo stesso Francesco Pirani che ha fatto un libro meraviglioso su Fabriano in età medievale, che stiamo cercando anche come laboratorio di storia e FAI di farlo ripubblicare e distribuirlo a Fabriano in tutte le librerie, perché è un testo fondamentale per la conoscenza della nostra città in età medievale. E oltretutto abbiamo interventi anche di fuori regione, con Antonella Bazzoli che ci parlerà delle vie di transumanza, del culto micaelico tra Marche e Umbria, in questa zona meravigliosa che va dai Sibillini fino al Montefeltro. E in più abbiamo un ospite eccezionale che è l'amico Aurelio Manzi, che è venuto dalla Magliella, si è fatto 4 ore in macchina questa mattina, e che è un caro amico, che è un grandissimo botanico, studioso,
dell'Appennino centrale, che ha fatto Rio Bro, che vi consiglio di acquistare, che si chiama Storia dell'ambiente nell'Appennino centrale, che vi apre gli occhi e l'idea sul il paesaggio, l'evoluzione del paesaggio dal Wurm fino ai giorni nostri del nostro Appennino centrale. E grazie al libro di Aurelio e all'amicizia che ho con Aurelio, ho intrapreso oltre 10 anni fa le ricerche su questo tratto di Appennino, trovando tantissimi paesaggi che sono descritti nel libro che appunto verrà presentato come ristampa dal professor Riccardo Rao, che ho conosciuto qui proprio a Fabriano grazie al suo libro, che vi ricordate l'anno scorso ha presentato qua da noi, Il tempo dei lupi, che è il miglior testo scritto da uno storico, da un medievista italiano, sul lupo e sulle visioni del lupo nell'alto e nel basso medioevo. Proprio un lavoro multidisciplinare che è fondamentale per la conoscenza scientifica dei nostri territori. E in più, ecco, Paolo Piacentini, che farà anche un intervento sull'importanza dei cammini storico-ambientali nell'Appennino centrale e in tutta Italia, essendo delegato dal ministro Franceschini al coordinatore dei cammini storico-ambientali, che creano anche un turismo lento, di cui vi parlerà Paolo, che sono fondamentali proprio per lo sviluppo turistico del nostro territorio, che dopo la crisi industriale deve guardare al futuro, guardando a una nuova visione di montagna, di futuro, di turismo e di ambiente che possa dar lavoro ai nostri giovani e creare nuove economie e una società più solidale, che purtroppo abbiamo perso nella società attuale, ma che l'Appennino ci fa riscoprire studiandolo e capendo le sue radici profonde. E poi la cosa importante, il titolo del convegno è In Appennini Salvibus. Vi ricordo la grande storica Anna Cerconi, che purtroppo è morta anni fa, che ha fatto un lavoro grandissimo anche sulle fonti medievali di Fabriano, e ha scritto una pubblicazione che trovate anche qua in biblioteca, della Depurazione Storia Patria delle Marche, che parla proprio di questo Appennino umbro marchigiano tra Fabriano e l'Umbria, che è molto molto interessante. E in Appennini Salvibus ci ricorda Paolo Diacono, Historia Langobardorum, ci ricorda le nostre origini come i Longobardi, che hanno tanto lasciato nel nostro DNA, nei nostri territori, attraverso il linguaggio, attraverso la storia, attraverso i toponimi. E studiando queste montagne da naturalista mi sono accorto di veramente di quello che è la fantastica ricchezza dei nostri posti, che ci ha permesso di rendere questo Appennino veramente un'eccellenza e può essere veramente il punto di svolta. E quindi adesso lascio la parola a Elisabetta, che ringrazio, Elisabetta Graziosi come moderatrice, che presenterà il professor Riccardo Rao. Grazie. Scusate, mi sono dimenticato Auro Puletti, il più grande studioso del Monte Bucco, una persona che tutti noi conosciamo, un grandissimo studioso, un professore a Fabriano, che però ama e studia il Monte Bucco sotto aspetti storici e naturalistici unici, e che oggi ci racconterà la storia di questa bellissima montagna che è anche di Fabriano. Allora, vi presento il professor Riccardo Rao, professore associato presso l'Università degli Studi di Bergamo, dove insegna storia medievale, storia del paesaggio e storia dell'ambiente e degli animali. Fa parte di numerosi comitati editoriali di riviste scientifiche come Reti Medievali, si occupa di temi di storia sociale, storia dell'ambiente, storia degli animali e storia del paesaggio. Il suo libro, I paesaggi dell'Italia medievale, che vedete, edito da Carocci, è stato insignito del premio Italia Medievale 2015 per la sezione libri d'editoria e del premio CNR per la divulgazione scientifica. Il testo tratta dei paesaggi dell'Italia medievale e dei diversi contesti regionali, che sono oggetto di una continua trasformazione e va dalla caduta dell'impero romano d'Occidente fino passando per l'età dei comuni urbani che modellano non solo le città ma anche le campagne, fino poi agli ultimi secoli del Medioevo, dove si affermano nuovi insediamenti. Adesso lascio la parola al professor Rao, che farà una presentazione così. Sì, grazie molto. Sì, acceso. Sì. Perfetto, grazie molte, grazie a Jacopo Angelini per l'invito.
L'idea era di, appunto, di partire dallo spunto della ristampa del mio libro sui paesaggi dell'Italia medievale, che costituisce una sintesi sulla trasformazione del paesaggio italiano nel Medioevo, dove quindi c'è tanto paesaggio montano, ovviamente, quando si parla dell'Italia, tanto appenninico quanto alpino. Concentrando però l'attenzione, proprio per rimanere nel tema di oggi, che è quello dello studio dei paesaggi montani, in particolare sui paesaggi alpini, di modo che in qualche modo presentare quello che accade, i temi, se vogliamo, di studio per i paesaggi alpini medievali, possa costituire una finestra di dialogo e di confronto con quanto accade sulle Alpi. Quindi, come parlare di paesaggi alpini del Medioevo, sapendo che in realtà non esiste un ideal tipo del paesaggio alpino medievale? Esistono, se ci muoviamo chiaramente sull'asse del tempo e sull'asse dello spazio, diversi paesaggi alpini. Ne possiamo in qualche modo, per un primo orientamento, ricordare di almeno come dire, tre snodi. Il primo è il confronto tra la montagna, tra le Alpi alto medievali e quelle basso medievali, cioè tra le Alpi dei primi secoli del Medioevo e quelli della seconda parte del Medioevo. L'unica immagine che ti proietto oggi è quella, per l'appunto, della carta archeologica di Bergamo. Quindi vedete Bergamo praticamente al centro della carta archeologica, e sopra Bergamo inizia l'area alpina, l'area prealpina, potremmo dire, quindi l'area montuosa. Ecco, questo è quello che abbiamo di ritrovamenti archeologici per l'alto Medioevo, che quindi si concentrano tutti, quasi tutti, come vedete, sotto Bergamo, nell'area pianeggiante, come se la montagna alto medievale fosse invisibile, fosse inesistente. E questo è un problema che riguarda Bergamo, ma che riguarda buona parte delle Alpi alto medievali, che rimangono quasi invisibili dal punto di vista archeologico, nonostante ovviamente spesso abbiano delle presenze importanti per l'età romana, anche se concentrate in punti molto limitati, e nonostante siano, anche se in misura molto rarefatta, attestati anche dalle fonti scritte. Allora, ci sono diversi motivi per cui si costruisce una carta archeologica dove la montagna alto medievale è quasi invisibile dal punto di vista, appunto, archeologico. Naturalmente il fatto che in montagna c'è stata minore urbanizzazione, allora minore urbanizzazione recente e quindi anche minori ritrovamenti archeologici dovuti all'attività edilizia. Ma questo senz'altro è un problema generale, cioè il fatto che quando noi entriamo negli ambienti montani, in particolare in quelli alpini, quelli basso medievali sono molto ben documentati, quelli alto medievali hanno un'invisibilità che è ancora maggiore rispetto alle aree di pianura. Quando parliamo di paesaggi alpini, poi naturalmente dobbiamo distinguere quelli dei fondovalle rispetto all'alta montagna, che sono due paesaggi diametralmente opposti, potremmo dire, che vivono però in stretta integrazione. Quindi lo vedremo anche quando andremo più nel dettaglio: il fondovalle tende a essere profondamente agrarizzato e paradossalmente a segnare proprio quasi la scomparsa di quelle caratteristiche ambientali, come la presenza del bosco, che nel nostro immaginario dovrebbero caratterizzare, se vogliamo, i paesaggi montani. Viceversa, come dire, le nicchie ecologiche, dove maggiore è la presenza di aree boschive e pastorali, si concentrano nell'alta montagna. Il fondovalle, soprattutto, chiaramente poi deve essere, insomma, dobbiamo distinguere anche le aree, le valli isolate o periferiche, da quelle che invece sono di grande passaggio. Pensiamo che sulle Alpi abbiamo valli come la Valle Stura, la Valle d'Aosta, la Val Chiavenna, la Val Tellina, la Val Seriana, la Val Camonica, la Valle dell'Adige, che sono delle valli che congiungono, diciamo, che mettono in connessione la penisola italica con il resto dell'Europa, che sono sempre state grandi valli di attraversamento commerciale. E questo ha avuto un impatto decisivo sul paesaggio,
Quindi la maggior parte delle valli che vi ho citato, a partire dalla Valle d'Aosta, su cui poi vi proporrò un approfondimento tematico, sono caratterizzate per esempio da un precocissimo sviluppo della viticoltura intensiva, quindi presenza di vigna massiccia a partire dal X secolo, che si spiega soltanto con il fatto che questo vino poi prende la direzione commerciale degli ambienti oltralpini, verso il Trentino. Ecco, esiste una bibliografia ormai massiccia, insomma, gli studiosi del medioevo alpino e dei paesaggi alpini del medioevo sono tanti, hanno nucleato alcuni temi molto interessanti che io adesso provo a riproporvi e che ci permettono di ricostruire nell'insieme come si potevano presentare questi paesaggi alpini del medioevo. Quindi di che cosa si sono occupati gli studiosi del medioevo alpino? Beh, naturalmente della viticoltura alpina, a cui vi ho già accennato, che vuol dire studiarne la precocità, ma studiarne anche l'impatto fortissimo sui versanti solativi, sui versanti esposti al sole, attraverso in particolare i terrazzamenti che però ancora una volta noi troviamo come manufatti ancora visibili oggi, per chi frequenta chiaramente la Valle d'Aosta, la Valtellina, l'immagine dei terrazzamenti occupati dalla vite è assolutamente evidente, ma nello stesso tempo sono dei manufatti visibili ma difficilissimi da datare, proprio perché costruiti con tecniche murarie a secco e quasi invisibile alla documentazione scritta, almeno fino all'età moderna. Altro tema naturalmente è quello della grande riqualificazione del manto arboreo a partire dal basso medioevo, quindi dalla seconda parte del medioevo, che si risolve innanzitutto nella grande avanzata del castagno, che è evidente a partire dal XII secolo, sui versanti bacini, quindi sui versanti non esposti al sole. E vedete, si disegna un sistema, se vogliamo, integrato, per cui versante solatio vigneto, versante invece bacio non esposto al sole, castagneto, che consente di fatto alla montagna di resistere ai tempi di carestia, cioè un'alimentazione, se vogliamo, un'integrazione alimentare forte che è data dall'uso del castagno. Ma riqualificazione del manto arboreo vuol dire anche la produzione di alcuni, e potremmo dire la coltivazione di alcune essenze che hanno un forte valore commerciale, a partire nelle aree boschive più vicine al mare, dall'abete rivolto ai cantieri navali. Questo è testimoniato tanto per le marittime quanto per le Alpi orientali, che riforniscono rispettivamente i cantieri liguri e quelli di Venezia. Naturalmente un altro grande tema che è particolarmente sensibile oggi, nel momento in cui si parla di cambiamento climatico, è quello della colonizzazione basso-medievale dell'alta montagna. Allora, vi dicevo, le vallate periferiche hanno una storia differente rispetto alle grandi vallate centrali. Se noi pensiamo soltanto alla Valtellina, quindi alla principale delle valli lombarde, le vallate periferiche, come la Val Malenco o la Val Furba, di fatto compaiono nella documentazione soltanto a partire dal 200. Non vuol dire che non esistessero, ma vuol dire che sono oggetto effettivamente di una colonizzazione antropica più intensa soltanto a partire da quest'epoca. E questo ci pone anche dei problemi rispetto a quello che noi sappiamo della storia del clima, perché la fase calda di fatto inizia dall'VIII secolo. Ma la colonizzazione avviene dal 200, quindi potremmo dire alla fine della fase calda, ma nel momento in cui la pressione antropica è particolarmente forte, perché siamo proprio al momento della grande esplosione demografica del basso medievale, che porta a una fame sempre maggiore di terre e soprattutto di sfruttamento delle preziose risorse dell'alta montagna. Parlare quindi di colonizzazione dell'alta montagna nel 200 vuol dire anche però affrontare uno snodo estremamente problematico, cioè il fatto che la montagna, le Alpi basso medievali, sono una cerniera multietnica, perché sono la colonizzazione basso medievale della montagna
delle Alpi è in buona misura affidata a gruppi etnici di origine germanica. I Walser sono i più famosi studiati da Rizzi. Lo stesso avviene chiaramente nell'Alto Adige o sul Tirolo, come lo preferite indicare, che proprio a partire dal basso Medioevo è sottoposto a una fortissima germanizzazione su un tessuto latino originario. Chiaramente altro grande tema è quello dell'allevamento, è un altro tema su cui non c'è nulla di scontato da questo punto di vista. L'allevamento ovino è forse in qualche modo il più noto, ma l'allevamento alpino è chiaramente un allevamento che presenta una grande varietà anche a seconda di quelle che sono le vocazioni più pronunciate delle singole aree e anche a seconda di quelli che sono gli indirizzi economici. Volevo proporvi anche soltanto un esempio che riguarda il basso medioevo lombardo. In Valtellina, a Berbenno, nell'ultimo quarto del 300 abbiamo un inventario del bestiame, quindi compaiono numerosissime vacche, qualche capra, qualche maiale, non compare nessuna pecora. Quindi la montagna in cui il basso medievale, in cui ci riterremo l'allevamento ovino, forse l'allevamento che più ci aspetteremo di trovare, è praticamente assente. In compenso, in questa località della Valtellina, ci sono dei pascoli, chiaramente ci sono dei pascoli che non si adattano all'allevamento bovino, ma soltanto a quello bovino, e che vengono affittati a forestieri. Da dove vengono questi forestieri? Vengono da Bergamo. Al contrario, la montagna bergamasca è quasi tutta una montagna, potremmo dire, focalizzata sull'allevamento ovino, sull'allevamento delle pecore. Perché? Per colpa della città. Perché Bergamo è una delle grandi città che produce lana e che quindi ha costretto la montagna a trasformarsi in una montagna da pecora. E questo, questo tema dell'allevamento, secondo me, è importante da ricordare, perché ci ricorda anche dal punto di vista metodologico un punto chiave dell'analisi dei paesaggi montani. Cioè, la montagna noi ce la immaginiamo sempre come una nicchia ecologica isolata, potremmo dire, dal resto del mondo, ma in realtà è un'area che vive con forte permeabilità con gli ambienti circostanti e che è chiaramente fortemente condizionata da essi. Naturalmente l'attività mineraria e di estrazione, quindi i metalli e poi la pietra, che sono due delle grandi produzioni montane, miniere di ferro, talvolta anche di argento sulle Alpi, ma soprattutto di ferro, e poi estrazione della pietra. Allora, torniamo alla carta archeologica di Bergamo. Non sono segnate sulla carta archeologica alcuni ritrovamenti recenti che ci portano alle miniere delle Alte Orobie, miniere di ferro per l'appunto, che ci portano a datazioni al carbonio che sono state effettuate, che portano già all'età longobarda. Vuol dire che fin dall'Alto Medioevo una serie di giacimenti minerari minori, che non erano particolarmente valorizzati dai romani, iniziano a essere intensamente sfruttati, anche se sono in buona misura ancora poco noti. E negli ultimi anni gli scavi archeologici, soltanto nell'Orobia, hanno già individuato due di questi insediamenti minerari, appunto, che in entrambi i casi rimandano all'età longobarda. Siamo tra l'altro alti, siamo sopra i 2000 metri, come dire, per un'epoca su cui tutto sommato del Longobardo in alta montagna non sappiamo praticamente nulla. Naturalmente altro e ultimo, direi, grande tema è quello dell'insediamento alpino in tutta la sua incredibile plasticità e varietà. Insediamento alpino vuol dire innanzitutto parlare di castelli, che però reagiscono in maniera molto diversa rispetto ai castelli che noi conosciamo per l'area di pianura. Quindi il modello dell'incastellamento, che potremmo dire essere quello teorizzato dallo storico francese Pierre Dubert, che ci riporta l'idea di un forte accento, di fatto i castelli
che studia Tuber per il X secolo nel Lazio, sono dei villaggi fortificati che vengono costruiti ex novo accentrando la popolazione all'interno di questo villaggio fortificato che le fonti chiamano come castello, castro. Ecco, questo non funziona in montagna. Io ho studiato appunto personalmente la Valtellina, ma ci sono diversi studi ormai che mostrano che in area alpina l'accentramento non avviene, quindi il villaggio resta da una parte e il castello come torre si costruisce da un'altra parte, dove? Si costruisce dove l'orografia lo consente, quindi nei punti più elevati e nei punti di controllo delle strade, perché dove ci sono strade in montagna si sente l'esigenza di un forte controllo. Quindi queste, se vogliamo, sono le tracce generali su cui si è mossa la ricerca sui paesaggi alpini. Adesso vorrei molto brevemente portarvi in un caso particolare della montagna del basso medievale degli ultimi secoli del Medioevo, cioè il caso della Valle d'Aosta, se vogliamo le Alpi per eccellenza. Quindi, chiaramente ci troviamo in una grande area montana, già di colonizzazione romana, ovviamente, sapete che tra l'altro Aosta è una città romana, che si colloca su un grande snodo commerciale. Ebbene, vi dicevo, ci sono tante montagne da affrontare, quindi vediamo innanzitutto che cosa succede a Aosta, a una vera e propria città collocata in montagna. Come in qualche modo vi accennavo, ci troviamo di fronte a un paesaggio che è fortemente vocato alla commercializzazione, fortemente agrarizzato, i boschi sono quasi inesistenti nella zona di Aosta e troviamo un paesaggio fortemente parcellizzato con terre che sono per lo più possedute dai grandi enti ecclesiastici di Aosta, quindi la chiesa cattedrale, la chiesa vescovile da un lato e dall'altro Sant'Orso di Aosta, che è la principale istituzione monastica aostana. Che cosa hanno quindi questi grandi ecclesiastici? Hanno una miriade di parcelle che danno in affitto agli aostani. E queste parcelle come sono sfruttate? Orto, innanzitutto, e in secondo luogo vigna, infine, e questo è evidente soprattutto a partire dal 200, policoltura, quella che in area in Piemonte e in Valle d'Aosta si chiama l'alteno, in Lombardia la piantata, cioè la tendenza a coniugare su una singola parcella più tipi di coltivazione, quindi campi di grano, filari, diciamo, di vite maritati a un tutore vivo, quindi ad un albero, e poi in mezzo il grano. Una caratteristica che vediamo molto chiaramente dai documenti di quest'epoca è anche la presenza di strutture agricole, quindi di edifici che vengono chiamati fondamenta nei documenti dell'epoca e che in qualche modo già costituiscono la base per la proliferazione di un abitato sparso. E poi questa è una cosa che tutto sommato a me ha sorpreso fortemente studiando la Valle d'Aosta, ma che ho ritrovato anche in area lombarda: la montagna duecentesca, tanto astana quanto lombarda, è già caratterizzata da una fortissima presenza degli alberi da frutto. In particolare, quindi, sono tantissime le testimonianze di parcelle con alberi sopra e in rari casi si dice anche le specie che venivano utilizzate, si parla soprattutto di pere in questo caso. La presenza degli alberi da frutto è tanto più evidente quando ci spostiamo al di fuori di Aosta, sempre restando nelle aree di fondovalle, e qui diventa molto evidente la presenza di case isolate, quindi non abbiamo villaggi accentrati, abbiamo villaggi aperti, potremmo dire, con case che sono spesso le case di famiglia, quindi le case dove attorno a una corte
insistono più edifici di proprietà dello stesso nucleo familiare, che hanno a loro volta, che danno immediatamente sui campi, in particolare su prati e frutteti. Poi a queste tenute familiari possono essere annessi dei possedimenti in altura, perché chiaramente c'è una proiezione verso l'allevamento in montagna. L'ultima componente del paesaggio astano naturalmente è proprio quello dell'alta montagna, che è un paesaggio, quindi noi abbiamo visto un fondovalle che a partire dal basso medioevo è sempre più agrarizzato, dove la dimensione boschiva è quasi scomparsa, ma il paesaggio montano invece, il paesaggio di alta montagna è un paesaggio dove resiste la componente boschiva, ma questo non vuol dire che non sia immune alla pressione antropica, anzi è un paesaggio dove l'ambiente è fortemente messo sotto pressione dalla presenza umana, che qui concentra le attività estrattive, le attività di allevamento e le attività di raccolta della legna. Anche qui abbiamo atti espliciti che ci rimandano alla colonizzazione dell'alta montagna, con la chiamata che fanno per esempio i signori del Valdese nel 1256 a Scevada, siamo sopra Arna, di famiglie di alamanni che provengono dal Valdese, quindi che provengono dalla Svizzera e che sono tenuti ad abitare gli alpeggi. Abbiamo chiaramente una conflittualità crescente che è dovuta proprio a questa forte pressione ambientale sui pascoli, che iniziano a essere oggetto di lite tra i grandi proprietari e le comunità rurali, e abbiamo chiaramente anche i primi patti di mediazione tra i signori e le comunità rurali per l'uso di queste alpeggi. Quindi per esempio nel 1206 a Conio, una località famosa anche dal punto di vista turistico, il vescovo si accorda con gli homines della, quindi con la comunità di Conie, concedendo loro l'alpeggio, ma in cambio ottenendo la concessione annuale di 30 formaggi, che viene confermata 30 anni dopo, questa concessione di 30 formaggi, in questo caso si dice anche di formaggi d'alpeggio, quindi di formaggi prodotti direttamente sull'alpeggio, che ci rimanda di fatto alle prime forme di produzione della fondina. E anche in alta montagna abbiamo degli edifici isolati sugli alpeggi, in questo caso sono edifici non adibiti a essere abitati tutto l'anno, ma soltanto per dei periodi stagionali. Insomma, per concludere, credo che vediamo un abitato alpino estremamente complesso, se vogliamo, variegato al suo interno, dove l'uomo, a partire soprattutto dal basso medioevo, anche se la presenza abbiamo visto non inizia nel basso medioevo, ma parte già dall'alto medioevo delle attività antropiche, dove l'uomo condiziona fortemente lo sviluppo del paesaggio. E mi sembra, diciamo, che per concludere sia lo sviluppo fortemente divergente tra il fondovalle, fortemente agrarizzato, e l'alta montagna, dove invece permangono boschi e alpeggi, ma sono sempre più intensamente sfruttati, debba essere letto in qualche modo in contemporanea, cioè fa parte di una specializzazione dei paesaggi alpini che è resa possibile proprio nel momento in cui, nel basso medioevo, la commercializzazione europea si fa sempre più integrata. Bene, vi ringrazio. Grazie al professor Rao. E adesso è il turno del professor Francesco Pirani, professore e ricercatore in storia medievale all'Università di Macerata, dove insegna storia medievale. Si occupa di storia istituzionale, politica e sociale delle Marche nel basso medioevo, concentrando le ricerche sulla civiltà comunale e sulla storia delle città. La sua ultima pubblicazione, edita da Salerno, è del 2019 e riguarda il cardinale Albornoz, si chiama Con il senno e con la spada, il cardinale Albornoz in Italia del 300.
E appunto, come è stato già detto dal dottor Angelini, il professor Pirani ha studiato molto Fabriano del 200 con la sua monografia Fabriano in età comunale, nascita e affermazione di una città manifatturiera. Il suo intervento è i paesaggi antropizzati dell'Appennino Umbro-Marchigiano e si concentrerà sui fattori di antropizzazione dell'Appennino, focalizzandosi poi sulle risorse e sulla rivendicazione dei beni comuni a Fabriano alla fine del 200. Appunto. Prego, professore. Grazie per la parola e grazie per l'invito e grazie per questa bella anche relazione chiave di Riccardo Rao, che mi permette di partire così improvvisando un po' dalle differenze macroscopiche che possiamo riscontrare fra l'area alpina così delineata con nettezza di contorni e l'area diciamo centro-appenninica, per l'area dell'Appennino diciamo da Tosco Emiliano a Umbro-Marchigiano, l'area in cui mi occuperò per poi stringere lo zoom insomma sull'area fabianese. E se dovessi semplificare al massimo direi, andando per giusta posizione, per quanto può essere approssimativo, una minore marginalità dell'Appennino rispetto alle Alpi. E l'Appennino è banalmente, non è solo la spina dorsale dal punto di vista geografico, biologico dell'Italia, ma in età medievale è un luogo centrale per le relazioni, non è un luogo periferico. Ecco, quindi anticipo un tema che poi tratterò più diffusamente, quello delle persistenze del mutamento nella storia. Ecco, oggi abbiamo la percezione diffusa dell'Appennino come area periferica, spopolata, con tutte le varie problematiche che anche il sindaco ha evidenziato. L'Appennino, al contrario, era l'area più densamente popolata e costellata di insediamenti, almeno in certe parti centrali come il nostro Appennino, quindi non era affatto percepita come area periferica, ma area centrale. Pensiamo anche, per mutuare un po' da lontano gli orizzonti, alla filologia dantesca. E gli studiosi hanno messo in evidenza che nell'Europa, come nella Commedia, Dante guarda l'Italia dal displumio appenninico fra Forlì e Firenze. E passo dei Mandrioni per capirci, insomma, quindi se Dante guarda la realtà politica, istituzionale, insediativa, da quel punto di vista, da quell'orizzonte, significa che l'Appennino aveva una sua centralità. Maggiore omogeneità, questa è l'altra differenza, le Alpi hanno visto gruppi etnici, tradizioni diversi, invece l'Aquila appenninica è molto più omogenea dal punto di vista degli insediamenti, delle strutture sociali, perché poi le strutture di potere che troviamo presenti, cioè le strutture di signorie, XI, XII, XIII secolo, che si sviluppano in area appenninica, sono quelle strutture che vedono come esponenti quei personaggi che poi in area romagnola, come in area marchigiana, in area umbra o in area toscana, si inseriscono a pieno titolo, dialogando nelle città maggiori. Quindi c'è una coinè culturale, sociale, che accomuna molto più le aree appenniniche fra loro che non la varietà delle aree alpine. Una presenza, una colonizzazione più capillare e più precoce, almeno nella documentazione, dell'area alpina. Infine, se posso proprio, questa è la mia eco, questa è la bellissima relazione di Riccardo, una minore polarizzazione rispetto a quella che ci ha mostrato fra area insomma, delle alture e area di fondo valle. Ecco, stanti queste premesse, entriamo ad osservare con maggior nettezza di contorni quali sono le strutture intanto di popolamento. Dunque, ecco, questa carta ritrae quelli che possono essere definiti i centri minori dell'area appenninica, diciamo nell'età dell'apogeo, cioè fra il XIII
e inizio del XIV secolo. Quindi qui ho cartografato soltanto i cosiddetti centri medi, potremmo aggiungere ovviamente le città vere e proprie, cioè come Camerino che è a sede in questo caso, e vediamo come molti centri di cospicua grandezza si addensino sull'area collinare che aspetteremo, sui contrafforti dell'area alto collinare, da Rocca Contrada a Celia, a San Ginesio, a Cingoli, all'area, alle zone di fondovalle ovviamente, ma anche di altura per Camerino, dell'area appenninica. Ecco, quindi se prendiamo come punto di osservazione la geografia nel momento appunto dell'apogeo delle realtà cittadine, ci troviamo, cioè, quindi alla fine del XIX secolo, ci troviamo di fronte ad un'immagine specularmente opposta a quella che osserviamo oggi. Oggi ovviamente la popolazione si concentra spasmodicamente sulla costa, e appunto l'Appennino è sempre più spopolato. La carta demografica delle Marche, della civiltà urbana, ci mostra l'esatto contrario. Un'area altocollinare appenninica molto più fittamente, densamente popolata, e poi vedremo anche più florida economicamente, quindi un ribaltamento di ruoli. Ecco, questa è la caratteristica del resto della nostra area appenninica, diciamo dell'area centrale. In area romagnola, tra Toscana e Romagna, non troveremo questa stessa disposizione, perché in area romagnola le città che si dispongono lungo l'antica via Emilia drenano, quindi da Bologna insomma fino a Rimini, drenano gran parte delle forze demografiche dell'area appennina e appenninica, e viceversa le città della Toscana. Questa è una caratteristica peculiarissima appunto delle nostre Marche. E se scendiamo di livello, cioè dai centri medi fino agli insediamenti diciamo più piccoli, i castra e le ville, cioè appunto i centri fortificati o privi di fortificazione, ma generalmente accentrati, prevale nel nostro Appennino un insediamento accentrato, per quanto magari possa essere forse di difficile lettura, se vediamo inizialmente la carta di destra relativa al territorio padrenese, vediamo un reticolo di insediamenti minori, castrensi quindi, o anche non fortificati, fittissimo. Ecco, questa è una caratteristica insediativa che comincia a squadernarsi sotto i nostri occhi e quelli della documentazione a partire dal XII secolo, sostanzialmente, quando i poteri di signori, di domini loci, di signori che controllano generalmente pochi castelli, affiorano attraverso le fonti e disegnano quindi una realtà insediativa fatta di una maglia serratissima di insediamenti. Motivo per cui, se ne parlava prima, a differenza di altre aree in cui le città o le quasi città, come Fabriano, quasi semplicemente perché non aveva una tradizione episcopale e non era sede del vescovo, ma insomma in tutto e per tutto Fabriano è, per come si muove e per come insomma si attesta socialmente e politicamente, una città. Quindi le città non fondano poi nuovi castelli perché già il territorio, come dire, è saturo di insediamenti. Casomai, nel momento ovviamente dell'affermazione giurisdizionale della città sul territorio, la città negozia con i signori, quote diritti sui di castelli, o acquista anche più tardi, per esempio per Pirosara alla fine del XIII secolo, acquista castelli e impone una giurisdizione su quello che tradizionalmente chiamiamo il contado comunale, cioè il territorio su cui espande la propria giurisdizione. Quindi una maglia fitta di castelli come elemento uniformante, la potremmo trovare con maggiore intensità, con minore intensità, però ripeto, dall'Appennino emiliano fino ai confini con il Regno. E l'altro aspetto costitutivo, denotativo dell'antropizzazione è quello
quella della presenza degli enti monastici e dei monasteri. Ecco, questo nella nostra area appenninica centrale è uno degli elementi più forti, cioè i poteri episcopali, a differenza di altre aree, sono molto più deboli. Il potere intendo la presenza patrimoniale, l'occupazione di castelli da parte del vescovo, ad esempio di Camerino, è quasi nulla se parliamo della nostra area, come insomma sì, forse qualche castello dell'area del Montefeltro, ad esempio San Marino, era insomma su San Marino si concentravano i diritti del vescovo di Montefeltro, ma insomma sono presenze di diritti residuali. E sono invece i monasteri che sono tutti monasteri benedettini, spesso diciamo sordi a certi influssi, alcuni dei quali riformistici, come San Vittore delle Chiuse, che si diffondono dal XV secolo, e poi altre invece espressioni di quella riforma monastica, cioè affiliazioni quindi della vite. Quindi nella varietà comunque di identità i monasteri costellano fittamente la nostra area. Anzi, quel grande studioso, anche il nostro amico che è Ugo Paolo, una volta scrisse un'espressione che insomma mi è rimasta molto impressa e mi piace così condividerla, che forse una densità di insediamenti monastici come quella attorno all'area del San Vicino non è data di riscontrare in tutto il resto d'Europa. Non esagero, dunque, per amor patrio, anche perché lui proviene da un'area alpina, dal Trentino, per cui non è amor patrio, è quello che lo guida a vedere, insomma, no, gli storici locali vedono, ingigantiscono l'oggetto delle loro indagini, ma è un fatto che la quantità e l'insistenza di monasteri, spesso detentori di diritti piuttosto modesti, pensiamo al monastero di Santa Maria d'Appennino, che controlla anche lì una via di passo, che è quella che è verso Fossato e Tuficum, appunto, e controlla piccole aree, ma una dispersione capillare degli insediamenti monastici. Allora, dicevamo prima, un'immagine speculare rispetto all'oggi, quanto alla demografia, ma anche quanto all'economia. Alcuni studi importanti, mi piace ricordare, oltre che Marcone, che è stato già ricordato, Olimpia Gobbi, che ha proposto delle bellissime riflessioni sull'area dei Sibillini, questi studi hanno evidenziato come la bilancia commerciale dei centri dell'Appennino si presentasse in modo del tutto rovesciato rispetto a quello dei centri collinari. I centri collinari erano centri agricoli che esportavano grano, vino e olio in molte direzioni, una delle vie principali di grano è quella verso Venezia o verso la Toscana. I centri dell'area appenninica, i centri medi dell'area appenninica, sviluppano ben presto una vocazione produttiva e manifatturiera molto forte. Quindi importano derrate agricole, ma esportano manufatti che coprono. C'ho bisogno di Nicola Fabriano, appunto, per quanto riguarda l'industria cartaria che comincia ad affermarsi alla fine del XIII secolo, ma anche per Fabriano l'industria metallurgica, le famose chiatte, cioè le tenaglie a massello, insomma, che costituivano di esportazione. Altrove, in quasi tutta quest'area, quindi Camerino fino ad arrivare ad Ascoli, erano i tessuti, i panni di bassa e media qualità, che alimentavano un circuito molto, molto vasto, nel senso che ancora oggi consumiamo più posto di probaccia cinese che non Armani, e quindi anche se poi Armani li localizza. Vabbè, c'è anche lui, però per dire, insomma, abbiamo testimonianze di grandi esportazioni di quei tessuti, che sono detti bigi, bigelli, fustagni, oppure guarnelli, tessuti appunto di lana mista, cotone, più tardi poi il lino, insomma, verso Roma, verso le grandi città. Quindi una vocazione sostanzialmente
produttiva e manifatturiera che poi si inverte nella società, che è una società fatta di artigiani, di mercanti in minor misura, perché sono più i mercanti diciamo fiorentini o toscani che operano in queste piazze, però insomma si traduce anche in una certa struttura della società. A questo, per tornare agli aspetti più naturalistici, aggiungerei l'attenzione e lo sfruttamento, la valorizzazione delle piante industriali. Ne cito due fondamentali per l'economia degli Appennini centrali, che sono il guado, quindi usato per la pittura dei tessuti, Isatis tintoria, che viene esportato in grandi quantità in Toscana, ci sono molte attestazioni, molte attestazioni, ad esempio dall'area a Taurense fino a Firenze, e poi lo scottano, appunto destinato alla concia del cuoio, che era praticata nell'area delle Marche più collinari, appunto. Ecco, persistenze e mutamenti. In che cosa troviamo nel lunghissimo periodo di qua? Per quali elementi troviamo la prevalenza di persistenza e mutamenti? Intanto nei confini, e qui vorrei citare, anzi mi ha fatto molto piacere che Jacopo abbia già citato il libro utilissimo e bellissimo di Anna Fiepponi, che come sottotitolo ha la citazione di Paolo Diacono in Appennini Salpibus, a circoscrizioni antiche medievali tra Marche e Umbria, e in quel libro, rimando quindi alla lettura, si vede bene come i confini mutino incessantemente, ma molto più spesso vengano mantenute determinazioni confinarie d'età romana o addirittura d'età preromana. L'altro aspetto, in cui con persistenti appuntamenti è quello della viabilità. Anche qui Fiepponi mette in evidenza il riuso da parte insomma dei Longobardi e poi in età Longobarda, ma anche successivamente, di una viabilità romana che non decade totalmente, ma casomai si moltiplica, come sappiamo, in una serie di verticoli che contribuiscono a rendere più forte l'antropizzazione del nostro territorio. Quel nostro territorio è percorso da una rete viaria effimera, se vogliamo, di scarsa qualità, ovviamente come era generalmente la rete viaria medievale, perché non poteva avere nemmeno godere di infrastrutture come quella a Roma, però estremamente capillare. Ecco, di verticoli della Flaminia, di Verdere, se ne trovano un po' ovunque, perché nel momento in cui una strada si interrompeva la si spostava di un po', eccetera, eccetera, e quindi questa presenza contribuisce all'antropizzazione. Altro aspetto dell'antropizzazione sono gli ospedali lungo le vie, abbiamo enti ovviamente assistenziali, ospedalieri. Questo un po' come accade negli Alpi, non è nulla di originale, però insomma per complicare la mappa della presenza antropica. L'ultimo aspetto su cui tre minuti terminerò è quello della tutela del territorio. In piena età comunale, parliamo ormai del pieno 200, primo 300, si afferma attraverso appunto gli statuti, cioè no, le leggi, le consuetudini delle comunità e attraverso altri tipi di fonti, una precisa consapevolezza dell'importanza del patrimonio naturale, o meglio di quelle risorse economiche che il patrimonio naturale può fornire. E a questo proposito vorrei leggere una rubrica degli statuti di Sant'Anatolia e di Sanatoria del 1324, nel quale si prescrive che coloro che vogliono trarre dal Monte Barcone presso al Monte Cafaggio legna, fieno o frumento, e quindi ci parla anche di una coltivazione penso minima, però insomma di frumento di vario tipo, senza entrare ovviamente nella specifica di quale tipo di frumento, fino a Valle Cotica, possano farlo senza pagare imposizioni, senza pregiudizio, e si dice anche come e attraverso quali vie, e questo interessava molto Anna Fiepponi in quella in
quel libro, e ci dice sia per la rava antica che per i percorsi antichi e appunto usati fin dall'antichità, usati da tanto tempo. Che cos'è rava? Si chiede l'autrice, lo condividiamo insieme. È una via scoscesa, un fossaccio, allora un tetto asciutto di un torrente nel quale solo d'inverno scorreva l'acqua. Ecco, come venivano portati a valle queste legna, frumento e fieno? Con diverse modalità di trasporto, appunto, o a dorso d'asino, o entro sacchi, oppure addirittura su trecce, una sorta, no, di slitte, trezza è il nome, il termine specifico che appare nella rubrica, in un'altra rubrica dello stesso appunto statuto, e quindi vediamo che c'è un'attenzione particolare allo sfruttamento e alla tutela di queste risorse. Ogni anno infatti il podestà doveva bandire le aste per vendere al migliore offerente il bladum e le erbe esistenti nei prati. Fabriano, e concludo, perché ne ho già parlato nel mio volume, intraprende una grande campagna di recupero delle montagne, cioè di quelle terre comuni, che ora diventano terre comunali, che è qualcosa di diverso, non è più una comunità di un villaggio, ma è il comune come istituzione che le fa proprie, a fine 200, celebrando dei processi in grande stile, per recuperare appunto questa area con montagne, non si intende montagne, quanto aree, diciamo, sfruttamento comune di vario tipo, per legname, appunto, gli usi che abbiamo detto, che sono situate in genere di media altura, non sono aree di altura, e intraprende con successo questa rivendicazione rispetto alle usurpazioni dei signori o delle comunità che non permettevano, minori, che non permettevano al comune di Fabriano di farne pieno sfruttamento. Ecco, quindi credo su questo punto che l'idea della tutela del territorio attuata già dal XIII e XIV secolo in queste comunità abbia molto da insegnarci e potremo meditarci sopra. Grazie. Grazie mille davvero al professor Pirani. E appunto il professor Pirani ha parlato spesso di economia del territorio montano, e quindi chiamo adesso il professor Augusto Ciuffetti, che è ricercatore e docente di storia economica e sociale presso l'Università Politecnica delle Marche, membro del consiglio scientifico della rivista Proposte e Ricerche, nonché socio onorario della Fondazione Federigoni Fabriano. Nel 2019 è uscito il suo ultimo libro per Caloce Editore, Appennino, Economie, Culture e Spazi Sociali dal Medioevo all'Età Contemporanea, quindi proprio un cilindro fagiolo. I suoi principali interessi di ricerca sono lo studio della propria industria nell'Italia centrale e l'economia della dorsale appenninica. A questo proposito, il suo intervento si incentrerà sulla storia economica dell'Appennino umbro-marchigiano nel Medioevo. A lei la parola. Grazie mille, mi associo anch'io velocissimamente ai ringraziamenti nei confronti di Jacopo per avermi invitato a questo importante convegno. Beh, dopo le bellissime relazioni di Riccardo Rao e di Francesco Pirani, mi resta poco spazio, nel senso che rischio di fare brutta figura. Però queste relazioni da un lato mi aiutano perché mi evitano di saltare, mi permettono di saltare alcuni passaggi che sono già stati evidenziati, ma nello stesso tempo mi costringono a rimodulare totalmente il mio intervento, quindi proverò ad andare a braccio. Allora, più di 30 anni fa circa, è uscito un bellissimo volumetto, molto piccolo, di Alberto Caracciolo, che si intitola L'ambiente come storia. E questo volumento fissa per certi versi l'inizio della storia ambientale in Italia. È un volumento molto importante, e in un passaggio, questo volumento dedicato al massiccio dei Monti Sibillini, l'area compresa tra Umbria e Marche, tra Roccia
e il Piceno, Caracciolo cosa dice? Questo spazio passa nel basso medioevo da una realtà caratterizzata da uno scarso insediamento ad una dimensione nella quale invece prevalgono numerosi insediamenti, un forte popolamento. Ora, il moltiplicarsi, dice Caracciolo, della gente accasata e dei centri abitati. È l'inizio di una storia. È l'inizio della storia della dorsale appenninica tra Umbria e Marche, se appunto vogliamo trovare, vogliamo individuare un punto di partenza. Che cos'è che consente nel basso medioevo il popolamento delle terre alte? Lo ricordava prima Riccardo Rao nel suo intervento, vale a dire il caldo, la stagione, la fase, il periodo caldo medievale che consente alle popolazioni evidentemente di spingersi verso la montagna, di iniziare a coltivare in alcune realtà, no, i cereali anche in luoghi dove evidentemente non era possibile, ma dove comunque sia le rese restano più basse rispetto chiaramente alle realtà collinari e di pianura. È l'inizio, se volete, della storia delle terre alte del nostro Appennino. Terre alte e terre basse, cioè la realtà economico-sociale del nostro Appennino nel basso medioevo ruota tutta intorno a un rapporto molto stretto tra queste terre alte che si popolano nel basso medioevo e le terre basse. E vorrei provare quindi a spiegare questa dinamica, questo rapporto. Sono due modelli apparentemente diversi, ma in realtà estremamente collegati, legati tra di loro. Qual è l'economia delle terre alte nel basso medioevo, nel nostro Appennino umbro marchigiano? Beh, è l'economia che si basa ovviamente sull'allevamento, sui pasto, sulla pastorizia e poi quindi sulla pratica della transumanza. L'agricoltura è importante, ma non è così decisiva, perché in realtà, come dicevo prima, le rese agrarie sono tali da rendere più importanti altre forme economiche, ma poi cercherò di spiegarmi meglio. Qual è la forma di insediamento tipica delle terre alte del nostro Appennino? È la villa, cioè piccoli centri abitati che sorgono proprio nella fascia medio-alta del nostro Appennino e sono abitate da contadini che al tempo stesso però sono anche pastori, boscaiuoli, svolgono cioè anche altri mestieri, poi vedremo, saranno dediti anche a delle migrazioni stagionali che consentono di integrare le scarse risorse agricole e agrarie dell'alta montagna. Pluriattività, quindi, che è un elemento importante dell'economia di queste terre. La villa è sicuramente quindi il tratto distintivo di questa realtà. Ma accanto ad essa, il tratto distintivo delle terre alte è anche una particolare forma di organizzazione e di gestione delle terre e degli spazi stessi. E questa particolare forma sono i beni comuni, le comunanze. Ogni villa ha la sua, è titolare di una sua comunanza. E attenzione, come in molte sedi è stato scritto, in realtà non c'è concorrenza, non c'è contrasto tra le proprietà collettive e la proprietà privata, anzi in queste realtà c'è una forte e profonda integrazione. Perché? Perché il contadino che vive nella villa, okay, ha il suo piccolo appezzamento di terra, spesso insufficiente a garantire la sussistenza, ma può integrare le sue risorse economiche sfruttando i beni comuni, che non a caso sono caratterizzati in maniera prevalente dalla presenza di pascoli e boschi. Non ci sono coltivazioni, o le coltivazioni sono in misura estremamente limitata. Quindi quel contadino può avere qualche pecora, qualche capo di bestiame da far pascolare sui beni comuni. Ora,
vicino, su quote altimetriche ovviamente diverse, ci sono i boschi sono i luoghi in cui soprattutto nel nostro Appennino si produce carbone, che viene poi, che serve per l'economia delle terre basse. Perché è proprio su questo rapporto che io mi vorrei concentrare, e ha ragione sicuramente la professoressa Quagliarini quando ricordava l'importanza, no, della riscoperta delle terre alte, così come ho apprezzato moltissimo l'intervento del sindaco quando ci dice che dobbiamo guardare, no, alle montagne che ci circondano anche dal fondo valle, perché storicamente c'è un rapporto forte, molto, molto saldo appunto. Ora, e con chi dialogano queste terre alte? Giustamente Riccardo Rao dice che la montagna non è mai un luogo isolato, no? Si tessono delle relazioni, dei rapporti. Ora, queste terre alte guardano al fondo valle, la vicina area collinare, dove ci sono i centri abitati. E guardate che la configurazione del nostro Appennino è molto particolare, perché intorno al nostro Appennino c'è una vera e propria cerniera di città di piccole e medie dimensioni. Guardiamo il versante marchigiano, insomma, vabbè, lasciamo stare Urbino, ma Urbania, Cagli, Fossombrone, forse più a valle, ma fino ad arrivare appunto a Fabriano, Camerino, Matelica, Sarnano, Amandola, Monte Monaco, Ascoli e così via. Adesso qualcuna ne ho sicuramente tralasciata. Lo stesso vale per il versante umbro. Città di Castello, Gubbio, Nocera, Foligno, che è una città un po' particolare perché è in pianura, ma in realtà tutta la sua economia è rivolta alla montagna, quantomeno fino all'inizio dell'età contemporanea, e così via, Spoleto, Norcia, Visso. Ora, questa cerniera di città che non chiude l'Appennino, apre l'Appennino, ha dei profondi rapporti con l'Appennino, ha profondi rapporti con le terre alte, perché le terre alte forniscono a queste città le fonti energetiche, le materie prime per le loro manifatture, per quelle manifatture che rendono questi nostri centri abitanti del basso medioevo dei luoghi di produzione estremamente importanti, che come nel caso di Fabriano tessono delle relazioni, dei rapporti commerciali di carattere internazionale. E badate bene che anche la montagna, attraverso queste città, entra in queste relazioni, in questi rapporti economici, e non solo, ovviamente, per carattere internazionale. Che cosa offre la terra alta alle manifatture delle città, agli opifici delle città? Beh, offre insomma, da la lana, da il carbone, ma dal legname, la costruzione, ma dà anche la fonte energetica, l'acqua, la fonte energetica che muove mulini e gualtieri. E quindi c'è un rapporto inscindibile. E guardate bene che in questa fase le città sono ben attente a non far operare la montagna, le terre alte, perché gli spazi urbani sanno benissimo che la loro economia dipende da un rapporto stabile con le aree montane. E nel basso medioevo i beni collettivi non vengono intaccati, non vengono aggrediti, anzi vengono mantenuti e conservati, proprio perché permettono di stabilire un equilibrio tra terre alte e terre basse. Poi negli ultimi minuti vi dirò quando è che muta, quando è che cambia, quando è che salta questo equilibrio. Intendiamoci, non è un equilibrio privo di contrasti, di conflitti, ma questi fanno parte appunto delle dinamiche economiche e sociali del tempo. Quindi se noi vogliamo leggere questo spazio, e io mi permetto di aggiungere anche un'altra cosa, che poi in realtà questo discorso dell'Appennino e delle città cerniera, secondo me funziona anche per l'area tosco-emiliana. Insomma, se noi andiamo nel Casentino, nell'Aretino, nel Casentino, fino ad arrivare a Firenze, fino ad arrivare all'Appennino tosco-emiliano, ugualmente abbiamo delle città che sono ai piedi degli Appennini e che guardano, nei termini che ho cercato di descrivere prima,
guardano all'Appennino stesso, e così sul versante emiliano. Quindi ci sono, queste città funzionano un po' come dei punti di riferimento per le terre alte. Walter Kristaller, un geografo tedesco che negli anni 30 prova a studiare gli spazi urbani delle città, le città della Baviera, della Germania meridionale, mette appunto un modello, un sistema che si chiama sistema dei luoghi centrali, un sistema gerarchico, e lui che cosa dice? Che ogni città, ogni centro è al vertice di una gerarchia, no? Di altrettanti città più piccole che riproducono le stesse funzioni ma in una dimensione sempre più piccola rispetto al centro dominante e di tanti territori. Camerino, Fabriano, Foligno, Nocere e così via, sono luoghi centrali rispetto alla loro montagna, al loro contado, offrono i servizi, sono i luoghi dove risiede il ceto dirigente, sono i nodi in cui, attraverso i quali avviene l'interscambio, ma nello stesso tempo, se utilizziamo un altro sistema, un altro modello di lettura del territorio, che è il sistema reticolare, che vanta anch'esso una lunga tradizione, ma queste stesse città, nello stesso tempo, nel momento in cui guardano la montagna e sono al vertice di tanti luoghi centrali, nello stesso tempo sono le maglie di una rete commerciale, mercantile, insomma, a vasto raggio, no? Ripeto, pensiamo ai casi di Camerino o di Fabriano, no? I mercanti di queste due città noi li troviamo nel basso Medioevo, in Provenza, li troviamo a Venezia, li troviamo, insomma, per farla breve, in tutti i mercati più importanti dell'Europa. E non è un caso, come vi dicevo prima, che queste città, che la forza di queste città sia legata all'economia della montagna, perché, ripeto, attingono alle risorse della montagna, e attingono alle risorse della montagna anche in termini di forza lavoro, perché nella dinamica della pluriattività o della protoindustria, ora vi propongo dei termini che forse a qualcuno di voi possono sfuggire, ma guardate bene che quel contadino, il cui reddito è insufficiente, no? Può, in base al calendario dei lavori agricoli, trasformarsi in migrante stagionale, rientra, magari segue i pastori lunghi percorsi della transumanza, rientra poi nella sua comunità con la risorsa monetaria. Guardate bene che questo è un dato molto importante, perché le economie delle montagne dell'Appennino sono anche le economie precocemente monetizzate. E può così sopravvivere, consentire alla sua famiglia di sopravvivere, ma quello stesso contadino, e io ne ho trovati dei casi studiando la realtà soprattutto di Foligno, quegli stessi contadini per certe fasi dell'anno li troviamo anche negli opifici delle città di Foligno o nelle cartiere di Pale e Belfiore, che sono due piccoli centri appunto alle spalle di Foligno. Quindi c'è una forte integrazione, c'è un forte legame. E dicevo, queste comunità montane resistono anche ad un possibile declino demografico, riescono a rispondere prontamente alle crisi ricorrenti, insomma. Prima Francesco Pirani ricordava il guado, no? Quel guado che appunto è un'altra risorsa della montagna, che alimenta tutte le manifatture di lana di Firenze, il guado dell'area dell'Appennino Pesarese, del Monte Feltro, della Massa Stradaria, alimenta, sostiene, no, le manifatture di lana di Firenze, ma non solo di Firenze, del Casentino, di Campi, di Gubbio, fino ad arrivare a Camerino. E molto spesso, non mi ricordo adesso il nome, ma un noto medico di Piobbico, nelle sue memorie, Costanzo Felici, bravo, grazie Jacopo, fortuna ci sei, nelle sue memorie annota proprio questo, cioè dice: la nostra comunità
non vive momenti di crisi, non ha situazioni di crisi, grazie proprio alla raccolta di queste piante tintoriche. Quindi ecco la ricchezza e la capacità delle terre alte di sopravvivere, insomma, alle dinamiche di lungo periodo che le possono investire. Ora, è sfrutto gli ultimissimi minuti a mia disposizione. Quando è che cambia questo quadro? Quando è che probabilmente questo equilibrio che ho provato così sommariamente a descrivere si rompe per la prima volta? Beh, all'inizio dell'età moderna. All'inizio dell'età moderna, la crisi di fine 500, il declino che caratterizza la nostra penisola a partire da questo secolo in poi, è chiaro che va a investire anche le aree montane. Ma guardate bene, è il declino delle manifatture urbane, tanto per tornare a quel rapporto che indicavo prima, il declino delle manifatture di lana che in un certo qual modo, no, alimenta la crisi e la rottura di questi equilibri. Ma la montagna sa rispondere, le terre alte dell'Appennino sanno rispondere a questa crisi. In che modo rispondono a questa crisi? Non conviene più raccogliere il guado perché non c'è più domanda da parte delle manifatture urbane, delle città di fondovalle, e si mette in moto il meccanismo dell'emigrazione stagionale, si consolida, si rafforza il meccanismo dell'emigrazione stagionale, quelle risorse monetarie che io non ho più perché si è innescato un meccanismo di crisi, le vado a trovare altrove, in uno spazio più lontano, apparentemente più lontano. Perché in realtà anche l'agro romano, le Maremme, dove a partire dall'età moderna si concentra l'emigrazione stagionale e la transumanza, hanno un rapporto stretto di profonda interdipendenza con le aree appenniniche. Quindi il rapporto è anche su uno spazio più ampio, più lungo, non è solo tra terre alte e terre basse. L'altro aspetto che cos'è? È della crisi. Quando questi mercanti, o meglio, quando questi produttori, no, i titolari degli opifici, come nel caso di Roccia, vanno incontro alla crisi, che cosa fanno? È chiaro che devono trovare delle risorse alternative sulle quali investire. Ed è in questa fase che si consolida la pratica dell'affitto dei pascoli, cioè il ceto dirigente urbano sposta i suoi interessi dalle attività manifatturiere alle attività agricole, o meglio ancora, alle attività legate all'allevamento, pastorizia. E non è un caso che proprio in questa fase inizia l'attacco più forte da parte delle città di fondovalle nei confronti dei beni comuni, nei confronti delle comunanze. Assalto, è un vero e proprio assalto, certo. Ed ecco che si rompe l'equilibrio, quell'equilibrio che evidentemente si era stabilito nell'economia medievale, no? La pratica dei mercanti di campagna e oltretutto, ancora una volta, visto che parliamo di rapporti di interdipendenza tra terre alte e terre basse, ma anche tra Appennino e Maremma, agro-romano, è a partire dall'età moderna che i mercanti di campagna romani arrivano appunto nel nostro Appennino, nei Monti Sibillini, e iniziano ad affittare il passo. L'altro dato, e chiudo, è la progressiva mercantilizzazione dell'agricoltura, che comporta soprattutto per quanto riguarda l'area, ma questa è una dinamica, un processo, se volete, anche di più lungo periodo, che arriva a piena maturazione nel 1700, soprattutto nell'area marchigiana inizia a diffondersi sempre di più la cerealicoltura, che spinge i proprietari terrieri a spingere sempre più verso l'alto appunto la coltivazione
dei grani attraverso il sistema, pensate di dire, l'appoderamento che conquista, no, le colline, le nostre colline e le pendici delle nostre montagne. Alcuni storici parlano addirittura di mezzadria di rapina, perché viene praticata anche in realtà dove evidentemente non era possibile o conveniente realizzare. E guardate che l'appoderamento è anche l'estensione della cerealicoltura, che è un altro elemento di rottura dell'equilibrio medievale, che spinge la transumanza dell'Appennino marchigiano, che fino appunto all'inizio dell'età moderna veniva verso la costa adriatica, ma l'avanzata della cerealicoltura, del sistema mezzadrile, costringe a dirottare, a spostare la transumanza verso appunto l'area laziale e toscana, favorita anche dai papi, che chiaramente aumentavano in questo modo le loro entrate in termini di tasse. Questo mio brevissimo racconto, che cosa evidenzia appunto, e chiudo, un rapporto importante tra terre alte e terre basse, che è un rapporto fecondo. Se oggi noi, no, guardiamo alla nostra montagna e immaginiamo, perché dobbiamo immaginare dei percorsi di recupero, di rinascita, di rilancio di queste terre, beh, dobbiamo guardare a queste terre in questa stessa ottica, in un'ottica di interdipendenza tra terre alte e terre basse, aree costiere e aree interne, con dei progetti che non siano calati dall'alto, ma che nascano, dei progetti che siano il frutto di precise esigenze presenti all'interno di ogni singola comunità, che ha consapevolezza della sua storia, perché allora davvero in questa prospettiva la storia ci può dare delle utili indicazioni. Grazie. Grazie mille al professor Cioffetti. Volevo salutare l'assessora che sta andando via, e dice ciao l'assessora Ilaria Venanzoni. Allora, adesso diamo la parola al dottor Jacopo Angelini, che è faunista, ornitologo, presidente del Comitato Tecnico Scientifico Parco Gola della Rossa Fasassi e nonché delegato FAI WWF Italia per la Regione Marche. È studioso delle culture ed ecosistemi montani euroasiatici e autore di oltre 40 pubblicazioni scientifiche su mammiferi e uccelli dell'Appennino centrale. Il suo intervento si intitola Storia ed evoluzione degli ecosistemi montani appenninici dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi al Parco Nazionale dei Monti Sibillini tra Alto e Basso Medioevo, distribuzione storica della fauna e flora montana. Buonasera a tutti. Il mio intervento riguarderà proprio l'evoluzione degli ecosistemi appenninici nel Medioevo, Alto e Basso Medioevo, quindi dal crollo dell'Impero Romano Occidente fino al Rinascimento, nel nostro Appennino centrale umbro marchigiano e nella parte relativa all'Appennino settentrionale, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Questi dati di evoluzione del paesaggio degli ecosistemi sono legati a studi scientifici e legati al carotaggio della calotta glaciale della Groenlandia Artica, che hanno permesso con gli isotopi dell'idrogeno con radiocarbonio di poter datare l'evoluzione del clima nel nostro pianeta e anche nel nostro Appennino. Ma altrettanto interessanti sono state le analisi polliniche fatte dal Marchesoni, dal Paganelli, da Bruciapaglia e anche da Micamara Loredi, proprio nelle torbiere appenniniche, dai Sibillini fino alle Casentinesi e anche in grotta, nelle grotte dei singoli Frasassi, che danno un'idea di come si è evoluta la flora all'interno del nostro Appennino. Il nostro filo conduttore oggi sarà questa giovane Aquila Reale che
abbiamo liberato 3 anni fa nel Parco Rossa Frassassi, purtroppo oggetto di un atto di bracconaggio che abbiamo siamo riusciti a recuperare, che però ci ha dato un'idea di cosa sia l'Appennino per, anche per noi umani, oltre che per le aquile reali. Lei si è girato tutto, dal Velino fino alle Casentinesi, è nata a Frassassi, e gli animali non hanno confini geografici, non hanno confini politici amministrativi, e vivono questi ambienti da milioni di anni, in questi spazi aperti, modellati dall'uomo. Un ecologo che viene in questi ambienti praticamente a studiarli deve conoscere la storia per poter capire l'evoluzione degli ecosistemi, altrimenti non può comprendere neanche l'ecologia delle specie. Un'aquila reale è una specie cosmopolita, pensate, nidifica dalla tundra artica, dalla taiga fino al Nord Africa, in tutti gli ambienti possibili e immaginabili, nidifica anche a terra nella tundra. E da noi è presente nell'Appennino Ombro-Marchigiano, tutto l'Appennino, la catena centrale e sulle Alpi. Molti non sanno, ma le aquile reali sono presenti con una popolazione di oltre 100 coppie in tutta la dorsale appenninica. Nel nostro Appennino siamo oramai a 20 coppie, e dopo che pensate la popolazione è crollata a 10 coppie nel 1980. Questo è quello che fanno gli studi scientifici col satellitare oggi, vi permette di vedere il percorso di Gaia, che è arrivata quasi alle porte di Roma, nella zona dei Monti Lucretili, nel Lazio, nel Velino, nella parte più sud, e poi è risalita, è andata a Frassassi, è risalita, è andata in Toscana, è andata in Pigelletto, e ha volato oltre 7.400 metri di altezza, ha volato anche di notte, e questi dati sono confermati da studi di telemetria satellitare che stiamo facendo anche con lo Stelvio e con alcuni ricercatori svizzeri. E vediamo come il clima è cambiato. Noi parliamo tanto di cambiamento climatico, adesso il cambiamento climatico è una cosa che c'è sempre stata, solo che non è stata causata così nell'antropocene dove viviamo dall'uomo, con le emissioni di gas serra. E noi possiamo far parte anche di un cambiamento climatico, in parte anche non condizionato a noi, ma il problema grosso, se voi pensate, è la densità demografica della popolazione. Noi siamo quasi 8 miliardi in questo pianeta, quando io sono nato negli anni 60 eravamo 2 miliardi di persone, quindi in solo 50 anni di vita il pianeta è cresciuto in maniera esponenziale, e le risorse naturali, nonostante la tecnologia, ci pongono delle grandi barriere. E la fauna invece vive da milioni di anni in questi ambienti, anche prima che ci fossero noi Homo sapiens, che siamo arrivati solo 30.000 anni fa in queste montagne. E vedete come è oscillato il clima in base a quei dati che vi dicevo prima, e anche la dendrocronologia è molto importante, lo studio di anelli degli alberi, che ci permettono di capire che nel periodo medievale, dal 1000-1300, il clima è caldo, forse più caldo anche di adesso, e permette l'incastellamento, l'insediamento di eremi, abbazie a quote che noi neanche immaginiamo, che fino a 20 anni fa erano impossibili da vivere in inverno, neanche con la nostra tecnologia. E poi vediamo il clima come cambia, c'è la piccola era glaciale, che pochi sanno che dal 1400 fino al 1850, e con il culmine del 1650, il clima diventa all'improvviso molto più freddo dell'attuale, e si ghiacciano tutti i fiumi d'Europa, i laghi, e pensate anche l'Adriatico, in parte la Laguna Venezia si gela nel 1660. E in questo periodo vediamo come il clima cambia. Questa è una bellissima foto fatta, pensate, alla parco delle foreste casentinesi, e vedete sullo sfondo i Monti Sibillini. Vedete, per un'aquila reale questo spazio per lei è uno spazio che può percorrere in poche ore di volo con nessuna fatica, e quindi non ha problemi da questo punto di vista. Bellissime le carte geografiche dei Musei Vaticani che vi fanno vedere il nostro Appennino. Noi fortunatamente, o sfortunatamente, dipende dal punto di vista, eravamo sotto lo Stato della Chiesa, però abbiamo una bellissima cartografia perché eravamo un possedimento dello Stato della Chiesa, che ci fa vedere, vedete anche Fabriano come veniva citata nelle carte del 1508 dal geografo del Papa, nella bellissima stanza delle carte dei Musei Vaticani. Parlando di Alto Medioevo, noi parliamo dei popoli e le steppe. Come dice il mio amico Paolo Rumiz, noi siamo figli dei popoli e le steppe, con i popoli mediterranei, noi siamo discendenti dei popoli neolitici che sono arrivati attraverso l'Africa 10.000 anni fa e si sono spostati una parte verso l'Asia centrale, una parte verso la Scandinavia, verso l'Europa occidentale. E siamo stati sempre, se ci pensate, punto di arrivo dei grandi popoli e le steppe. I turchi sono popoli che arrivano alle steppe,
i Goti, pensate anche agli Unni, come dopo crollo l'impero romano, perché sono arrivati questi popoli germanici in Italia? Perché gli Unni hanno spinto le altre popolazioni, e proprio perché il cambiamento climatico aveva reso il clima molto più freddo dell'attuale, e quindi in quelle zone di steppa non si riusciva più a pascolare in quegli ambienti, e sono ambienti estremi. Gli archeologi europei, con l'analisi dei polli attraverso la paleobotanica, hanno fatto vedere come c'è stato questo cambiamento. È crollata tutta l'agricoltura, che era fiorentissima in periodo romano, e l'aumento delle foreste, il palludamento delle zone di pianura, fame, carestie, malattie. Pensate alla guerra greco-gotica che dimezzò la popolazione delle Marche, e praticamente questo portò a un crollo della popolazione. E contrariamente a quello che noi pensiamo, la fauna selvatica sta bene dove c'è bassa densità umana. Molte specie, soprattutto i grandi carnivori eurasiatici come l'orso e il lupo, hanno bisogno di prede, logicamente di ungulati selvatici. L'orso ha una dieta più diversificata, ma logicamente si trovavano molto meglio nell'alto medioevo che non nel basso medioevo. L'arrivo ai Longobardi, questo popolo origine nomade legato alla cultura dell'allevamento del cavallo e del maiale, quindi pensate, i boschi erano valutati in base all'importanza di quante piante producessero, con il pascolamento dei suini, e questo ha modificato completamente la nostra composizione forestale, delle nostre foreste appenniniche, che erano foreste usate come foreste dei re, foreste, pensate a Fabriano, in istituti medievali del 1400 si parla ancora dei Guadomanni, di custodi della foresta di origine longobarda, perché Guadomando sarebbe il custode, Guado e Valde, bosco e foresta, pensate a Guado Galino, no? Foresta recintata regia, poi pensate, prima si parlava di Monte Cafaggio, le sorgenti dell'Esino, Cafag, recinto, proprietà demaniale dei duchi di Spoleto. Noi siamo stati sempre in questa zona legati ai Longobardi, abbiamo tantissimi termini, pensate a Trocchi, Trocchetti, significa, viene dal germanico che significa troc, che significa recipiente d'acqua, il germanico antico. Quindi vedete quante parole sono rimaste, pensate, loro hanno inventato la parola staffa, no? Perché loro erano popoli che cavalcavano cavalli e si spostavano in grandi estensioni. Loro hanno portato in Italia i bufali di origine asiatica, hanno portato anche i bovini grigi italici, che voi vedete che in parte sono arrivati da loro alle steppe pannoniche, no? Con le corna all'ira, ma sono anche frutto dell'incrocio tra gli Uro, che era il posto primigenius, che era presente in epoca romana. Quindi il vecchio, ad esempio, racconta che in Umbria c'erano i bovini grigi bianchi, che erano bovini grigi come i nostri italici. E la marchigiana arcaica, se voi la vedete nelle foto degli inizi Novecento, aveva le corna all'ira molto grandi. Quella che abbiamo creato noi è una razza fatta nel 1930 d'incrocio con altre razze coloniche, che erano la chianina e la romagnola. Però tutte razze da carne che, come dicevamo stamattina al professor Rao, erano nel Medioevo a bassa densità, perché i bovini non erano come sulle Alpi così presenti. E questo porta praticamente all'aumento del bosco, alla foresta. Però la foresta viene guidata dall'uomo. Se noi non ci fossimo stati, e i Longobardi non ci fossero stati, e i Godi non ci fossero stati, questi boschi sarebbero stati foreste fino a 1800 metri, mughete a 2000-2002 e poi a 2004 le praterie montane. Quindi vedete, Esiclina hanno completamente modificato questo paesaggio. Partiamo dai Longobardi, partiamo da una bellissima epigrafe dell'abbazia di San Pietro in Valle, che vi racchiude lo spirito dei nostri antenati Longobardi. Qui vedete Faroaldo II, il duca di Spoleto, questo è il mausoleo di Duca di Spoleto, da visitare in Valdelina, che è meravigliosa. In queste epigrafe vi fa vedere prima il duca con il pugnale, quello longobardo, e poi diventa monaco e si converte e diventa monaco benedettino. E noi siamo figli di San Benedetto. San Benedetto ha modellato la nostra cultura, la nostra storia. Noi siamo veramente benedettini, i paesaggi nostri sono paesaggi benedettini. Vedete la bellissima abbazia sempre di San Pietro in Valle, con affreschi meravigliosi della scuola giottesca. E vedete il paesaggio che hanno modellato i duchi longobardi in queste zone. Fondovalle e Lavanderina, tutti viti di origine basso-medievale. Pioppi cipressini, sapete che Pioppi cipressini, i botanici dicono che arriva dalle nostre zone come origine. Non è un pioppo di origine orientale, ma un pioppo autoctono dell'Italia centrale, tra Umbria e Marche. E il Pino Aleppo, la storia del Pino Aleppo
una storia. La leggenda dice in ballerina che l'hanno portato i monaci siriaci, perché Gregorio Magno quella volta accolse centinaia di questi monaci, che poi con eremiti che colonizzarono la Valnerina e le zone tra Umbria e Marche, e loro venivano dalla Siria, da Aleppo, quindi Pino da Lesbo. Anche se qui abbiamo un etnobotanico, Aureo Puretti, che anche Aureo Martini, ci dicono che invece Pino da Lesbo era presente sulle coste marchigiane e abruzzesi già in epoca storica. Però il lupo, ad esempio, come veniva visto nei popoli alto medievali? Come un simbolo positivo. C'è il bellissimo libro di Riccardo Rao che vi parla della storia del lupo e della visione del lupo. Noi abbiamo attualmente la visione del lupo basso medievale, legata alla chiesa, legata alla transumanza, alla pastorizia, alla società pastorale, dove il lupo viene visto come nemico. Ma per i popoli germanici il lupo era lo spirito guida nei mondi sottili, era l'animale endemico che guidava il popolo. Pensate che il padre, il nonno di Paolo Diacono, quando arriva, lui stava a Bileia, no? Poi viene rapito dagli avari e va a finire praticamente in Pannonia. Poi riesce a scappare e la leggenda dice, lui, no, Longobardo, che arriva seguendo un lupo fino a Bileia. Quindi vedete, il lupo che l'ha aiutato a trovare la strada di ritorno nella sua terra, diciamo, d'adozione, che era l'attuale Friuli. Poi vedete i paesaggi longobardi, dove li trovate? Li trovate i Monti della Laga. I Monti della Laga, che sono qui trovate i balconi di legno, che sono gli unici esempi di balconi in legno nell'Appennino umbro-marchigiano e abruzzese. Proprio perché in queste zone non trovate castrum, ma trovate villaggi senza fortificazioni, proprio d'origine longobarda e legati alla cultura del castagno. Qui il castagno è fondamentale per la vita. E poi, giustamente, come dice l'amico Aurelio Manzi nel suo libro La storia dell'ambiente appennino centrale, qui in queste zone non potevano coltivare, non potevano pascolare le pecore, perché i terreni di alta quota, le praterie, sono a nardo. Il nardo è una pianta che non è adatta al pascolamento, soprattutto il formaggio viene fumoso, non viene commestibile. E questo ha fatto sì che queste zone rimanessero grandi foreste. Quindi un paesaggio longobardo alto medievale lo abbiamo anche nelle Marche, tra Marche e Umbria. Qui siamo a Umito, nella valle di Umito, dove trovate castagne, e qui trovate anche l'abete bianco. L'abete bianco è una specie che storicamente rappresenta il nostro Appennino. Analisi Pollini che dimostrano che nella macchia cavaliera che voi vedete sui Monti Sibillini, praticamente era presente anche l'abete bianco fino al 1100. Dopo che è successo? Col basso medioevo, soprattutto in età moderna, con la transumanza, i milioni di pecore hanno eliminato sia il pino blu che l'abete bianco, perché se voi cellulate una faggeta come macchia cavaliera, quella ricresce, mentre se tagliate una conifera, quella non può ricrescere ma muore. E altro paesaggio bellissimo, la zona del Monte Strega, paesaggio alto medievale longobardo, i cavalli al pascolo, e qui trovate la faggeta arborata, il pascolo arborato. Vedete qua a sinistra, quella è la zona di Monte Cafaggio, praticamente sono tutti faggi colonnari capitozzati per millenni, utilizzati per frasche, per gli animali d'inverno, e rimasti in questo paesaggio. Quello che noi vediamo adesso è un paesaggio di transizione, perché la natura ha le sue regole, noi esseri umani ci considera fino a un certo punto, a 4 miliardi e mezzo di anni il nostro pianeta, e ne ha viste di cose che noi umani neanche immaginiamo da questo punto di vista. E vediamo i Sibillini, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Vedete come è stato modificato il sistema di alta quota? La faggeta arriva solo a 1800 metri nei punti più rocciosi, per il resto è stata completamente tagliata per secoli. Il pascolo è fondamentale perché le montagne carbonatiche sono ricchissime di specie appetibili dalle pecore. Il camoscio appenninico, lui si è estinto probabilmente in epoca basso medievale, proprio per la pressione della pastorizia, e è stato reintrodotto con successo nel Parco Sibillini. Attualmente abbiamo 180 individui ed è una specie antichissima, pensate, arrivato oltre 20.000 anni fa dall'Himalaya, seguendo praticamente le steppe come ha fatto l'Uro, arrivando fino all'Italia, subentrando a Rubicapa, che è il camoscio alpino.
perché il nostro camoscio appenninico è molto simile al Pirenaica, allo spagnolo, e vive in alta quota in zone rocciose. Ecco, questi sono laghi che hanno permesso lo studio dei pollini fossili al vettore. Vedete i paesaggi dei Sibillini, le carte dei Musei Vaticani fanno vedere che già nel 1500 si vedeva la grotta della Sibilla benissimo, si vedeva il lago di Pilato e si vedeva la piana Castelluccio, le archeofite, di cui parlerà anche Leolio Manzi. Questa meravigliosa vettura che noi vediamo a Castelluccio in Orcia è legata ai nostri antenati neolitici, che hanno portato con sé il farro antico e i cereali antichi e poi le arcaiche archeofite, papavero e fiordaliso, che sono rimaste come commensali del grano e si sono sviluppate. Le specie origine steppica, i galliformi, che sono arrivati con i nostri antenati, sono antichissime. La strada si è sviluppata nell'alto piano tibetano, poi si è sviluppata come specie, è arrivata da noi durante gli interglaciali, perché sono stati tanti interglaciali, e anche la cornice, e vivono in questi ambienti aperti. Poi Macereto, un altro ambiente meraviglioso, con paesaggi straordinari che ci invidia tutto il mondo. Questo è un acero campestre, è incredibile, questo è un acero campestre che era maritato a Ravite, è rimasto da solo come un custode della piana di Macereto. E vedete il Bove Nord, e vedete come era pascolato all'inizio del Novecento Macereto, vedete la densità di pecore, la foresta di Faggio, il gatto selvatico, che non c'entra niente con i nostri gatti domestici. Il gatto selvatico nostro è presente prima del glaciale da noi, mentre da noi il gatto domestico arriva dal Felix Silvestris Libica, gatto selvatico africano portato dai Fenici, dai Romani, nelle nostre terre. La lince, una specie di cui si parla e che era presente nel 600 nei Monti di Fabriano, come dice il naturalista Francesco Stelluti, accademico ai Lincei. E vedete quanto è simile al lince che lui descrive con la lince lynx, con la lince europea, che è ben diversa dalla lince spagnola, lombardina. Il cervo, che è stato sempre presente, si è estinto nel 1850, adesso è stato reintrodotto nelle nostre montagne. Il gufo reale, l'alter ego dell'Aquila reale, l'orso bruno marsicano, pensate, questo orso piccolino e molto tranquillo si è selezionato grazie a noi umani già nell'età del bronzo, ed è un orso che non crea nessun problema all'uomo, che purtroppo è in via estinzione, sono rimasti solo 50. L'uro, i bovini grigi italici, no? La marchigiana, guardate un po' l'uro com'era, il loro progenitore. E l'Aquila reale ha volato in queste zone. Poi, periodo caldo medievale, tra il 1000 e il 1300, il clima appunto cambia, diventa più caldo e c'è l'attacco, diciamo, iniziale alla foresta. I paesaggi, no, che noi vediamo del buon governo di Pietro Lorenzetti, che dimostrano come i comuni incidono sulle campagne. E vedete che bellissimo il paesaggio, ambiente agricolo, mosaico, con coltivi, attuale a Viteolivo, Trastevere, Assisi, che potrebbe essere benissimo un paesaggio tardo medievale, se non inizio età moderna. E poi San Francesco il Lupo, tutta la storia del lupo, e vi consiglio di comprare il libro di Rao sul lupo, che è bellissimo, San Francesco. Proprio con lui oggi parlavamo della presenza di tanti santi legati al lupo, nelle Marche, in Umbria e anche in Abruzzo, che è unica in Italia, è unica al mondo. San Silvestro Fabriano. Sì, come San Silvestro e Fabriano. E poi vedete, l'ultima cosa, San Francesco è la Bendica agli Uccelli, Benozzo Gozzoli. Guardate un po' il Monte Subasio come era ridotto nel 1450, non c'era un albero. Praticamente l'eremo di Assisi, l'eremo delle carceri di San Francesco, era ridotto a una linceta secolare, vedete, limitatissima, perché il resto era tutto pascolato. Quindi i monaci cercavano la foresta, il deserto, la tranquillità, il silenzio. Saromo Alto e San Francesco cercavano questi posti perché adesso li vediamo in una situazione che era ben diversa nel basso medioevo. I pascoli secondari creati in epoca neolitica, e poi Federico II, che è stato presente nelle nostre zone, lui era molto legato anche al Ducato di Spoleto nelle nostre aree, e poi l'importanza delle Ars Grandicumabibus. E poi concludo sulla vicenda di Monte Lugo di Spoleto, un lugo antichissimo, e tutte le foreste che noi abbiamo di valore, che sono vetuste, sono legate a monasteri e ad eremi, che hanno salvato queste foreste. Quindi tutto il resto delle nostre foreste, tranne Monte Cucco, di cui parlerà l'amico Eolo Culetti, sono tutte foreste situate da millenni. E concludo con Col Fiorito, l'Alto Piano e Laghi Plestini, è una zona bonificata da Lughi e Varano nel 1470. E vedete che paesaggio straordinario che c'è a Nifo di Col Fiorito. Questo paesaggio, diciamo, che è un po' un passaggio moderno, legato alla mezzadria, legato al pascolo.
e vedete che meraviglia, monti all'alto, dice a Roma, questo è un paesaggio longobardo, guardate tutti i cervi dove pascolavano i maiali e i cavalli, che è rimasto come quella volta, adesso ci sono le mucche che pascolano questi ambienti, Ermio San Girolamo di cui parlerà Val di Castro. E concludo e finisco il tempo di tiranno purtroppo con Salomo Alto. A lui dobbiamo tantissimo, dobbiamo la straordinaria bellezza di eremi e di monasteri medievali che abbiamo nelle nostre aree. Ne abbiamo ben 11 creati direttamente e indirettamente da lui. E lui ha creato la cultura e il codice forestale camaldolese, che ha protetto le foreste e ha protetto la nostra biodiversità. Perché gli ambienti nostri sono fondamentali se gestiti bene alle pecore, no? Le praterie, ma le foreste sono rimaste grazie ai camaldolesi e in parte anche ai francescani, pensate a San Francesco e alla Verna. E quindi il nostro passaggio, vedete come è cambiato, come è stato modellato, la selva grandifera nel Medioevo praticamente era gestita in questa maniera. E concludo con la bellissima abbazia di San Salvatore Val di Castro, quel bosco, quella faccenda che voi vedete adesso nel 700 era ricchissima di avere bianco, che poi è stato tagliato. E l'abbazia però, grazie a San Gualdo e a vicende alterne che hanno fortunatamente conservato anche la regione Marche e il parco con la Serpa Sassi, questa foresta di faggio è una foresta come voi potete vedere all'inizio dell'Alto Medioevo. Grazie. Chiamiamo quindi il dottor Aurelio Mazzi, naturalista e botanico. La sua attività di ricercatore è rivolta allo studio della vegetazione, ecologia etnobotanica e conservazione della natura in ambito appenninico, in particolare dell'Abruzzo. È autore di diversi volumi, tra cui Storia dell'ambiente dell'Appennino centrale, la trasformazione della natura in Abruzzo dall'ultima glaciazione ai giorni nostri, e il suo intervento si intitola proprio Le trasformazioni ambientali nell'Abruzzo montano nel Medioevo. Buonasera, io non ho una relazione organica, volevo fare solo alcune riflessioni partendo dalle relazioni che mi hanno preceduto, relazioni molto belle. Partendo proprio dalle ultime immagini di Jacopo, molto belle, sull'Appennino, no? Le immagini dei paesaggi. L'Italia certamente è uno segno di biodiversità naturale, di questo se ne era accorto già Strabone, abbiamo scoperto un po' l'acqua calda. Però ci sono anche altre nazioni al mondo che sono più ricche in numero di specie di animali, di vegetali, eccetera. Però un primato che ha l'Italia è quello della diversità dei paesaggi agrari, dei paesaggi antropici creati dall'uomo. In nessun altro paese del mondo troverete questa straordinaria diversità di paesaggi rurali, pastorali, che cambiano girando l'angolo come nell'Italia. Ed è la sintesi del rapporto che c'è stato tra, spesso conflittuale ma molto armonico, tra l'uomo e tra la storia dell'uomo, una storia straordinaria quella dell'Italia e altrettanto straordinaria natura. E passando all'Appennino, riflettevo sull'immagine che ha fatto vedere il professor Lau, no? Quell'immagine delle Alpi dove gli insediamenti sono tutti a valle nell'alto Medioevo. Le Alpi sono una catena che non facilmente addomesticabile e mi al contrario dell'Appennino. Le Alpi si dispongono secondo i parallemi da est verso ovest e impediscono le migrazioni di piante, animali, anche di uomini da sud verso nord, che è un aspetto importante per fuggire anche i cambiamenti climatici. L'Appennino invece è una catena che va da nord a sud, se segue i meridiani, no? Per cui le piante, gli animali, gli uomini possono spostarsi facilmente da nord verso sud e ovviamente possono anche svalcare gli Appennini, perché è una catena non molto alta, non molto complessa orograficamente, come nel caso delle Alpi. Allora, gli Appennini sono una catena più docile verso l'umanizzazione, no? E questo anche nel passato, già nell'età del bronzo, stando all'archeologo Puglisi, c'è una civiltà comune tra le popolazioni dell'Appennino centrale, che, che lui proprio chiama la civiltà appenninica, quindi siamo ancora nell'età del bronzo. L'Appennino è l'aspetto centrale della cultura italiana, io credo,
no? Di tutta la civiltà italica, specialmente nell'Italia centrale. Questa montagna è stata centrale non solo per la cultura, per l'economia, per la demografia. La montagna ha sempre prodotto economia, ha prodotto uomini che poi spesso sono stati costretti ad emigrare verso valle o verso altri paesi, no? E oggi siamo questa montagna che è stata sempre centrale, specialmente in Abruzzo. Forse nelle Marche la montagna è stata centrale economicamente, culturalmente, demograficamente fino al 500, al 400, poi l'economia si sposta con la agricoltura, col porto franco di Ancona verso valle. Ma per esempio in Abruzzo la montagna è stata centrale fino all'Ottocento. E non, da un punto di vista demografico, da un punto di vista culturale, da un punto di vista produttivo. Quando pensiamo alla montagna appenninica, ecco, non dobbiamo pensare solamente ai pastori, è riduttivo. In montagna c'è anche un'agricoltura, anche fiorente, si coltivano cereali, segale, granatolina, lenticchie, rovelli, eccetera. Manca forse di frutta, no? La frutta, ci sono, anche la stessa viticoltura in passato non veniva praticata lungo la costa, ma adesso all'interno, nei paesi della montagna, individuavamo dei distretti montani da destinare proprio alla viticoltura. Quindi pastorizia, agricoltura, ma soprattutto poi c'era l'artigianato, c'era quella prodotto-industria di cui si parlava prima, la prodotto-industria della carta, dei cuoi, della lavorazione della lana, no? La tintoria, eccetera, eccetera. La prima attestazione della gualchiera in questa macchina che serve, idraulica, che serve per la lavorazione della lana, non l'abbiamo in Toscana o in Emilia, ma viene dall'Abruzzo, è relativa al IX secolo. La gualchiera, che è anche un termine probabilmente germanico, no? Forse anche quando pensiamo ai longobardi, questo aspetto di questa economia legata alla foresta, legata all'allevamento, legata alla caccia, forse è un po' riduttiva. Dobbiamo pensare anche ai longobardi che apportano anche alcune innovazioni, si legano alle popolazioni locali. Per esempio, gualchiera probabilmente è un termine germanico, rotolare, no? E la gualchiera, questa macchina per lavorare la lana, questa macchina idraulica, è già presente in Abruzzo, alle falde del Gran Sasso, nel IX secolo. E quindi la montagna è un centro attivo, culturalmente. Per esempio in Abruzzo i centri più importanti sono tutti in montagna, i paesi più belli artisticamente sono in montagna. E peraltro chi vive in montagna rispetto a chi sta sulla fascia collinare, come diceva chi mi ha preceduto prima, può usufruire anche di altre risorse, che sono le risorse comuni, sono quelle terre di uso civico, quelle terre che appartengono alle comunanze. Non sono soltanto boschi di uso civico che vengono affittati agli abitanti del posto, ma sono anche prati, asfalcio, sono anche pascoli, ma soprattutto anche terre da coltivare. E allora più o meno in montagna ogni famiglia riesce a vivere in maniera dignitosa. Ciò che non è vero, almeno in Abruzzo, che ha una storia diversa dalle Marche, molto più legata al feudalesimo, quindi segue un po' tutto il regno del sud, però in montagna la gente riesce a vivere più dignitosamente perché dispone dei beni di uso civico, dei beni comuni. Questo è un aspetto interessantissimo e c'è un comune in Abruzzo, Pesco Costanzo, in cui gli usi civici sono stati mantenuti, tutto per esempio il diritto collettivo di pascolo, una volta che i campi anche privati vengono sfalciati, tutti possono pascolare. Allora questi usi civici atavici, antichi, medievali, che noi spesso che tendiamo ad eliminare in quanto li consideriamo sorpassati, invece possono essere ancora oggi delle soluzioni ottimali per continuare ad avere delle forme di economia che ci sono sempre state nella montagna e che hanno sempre funzionato, no? Pesco Costanzo, per chi non lo conoscesse, si trova sul paese, sul piano del Cinque Miglia, dove c'è Roccaraso, dove c'è Rivisondoli. Ebbene, rispetto a Roccaraso e Rivisondoli, che hanno tutta la popolazione si è legati economicamente agli impianti sciistici, quindi invece di diversificare le produzioni c'è stata questa uniformarsi verso le produzioni, no? Invece Pesco Costanzo ha mantenuto, oltre ai campi da sci, però ha mantenuto anche le produzioni primarie, l'agricoltura, l'allevamento, ed è l'unico paese degli altipiani in cui
cui c'è ancora una crescita demografica, mentre nel Lucadaso c'è un calo demografico. E quindi è importante, ecco, mantenere ancora queste attività in montagna. E oggi cosa sta succedendo? Sta succedendo che queste montagne che sono state il nervo della penisola italiana, nella spina dorsale, economicamente, culturalmente, la penisola italiana, si stanno abbandonando. Ma questo abbandono non è ciclico, è un fatto storico. Dalla fine dell'impero romano, di cui si parlava prima, ad oggi, mai si è verificato un abbandono come quello che stiamo vivendo oggi, sia nelle dimensioni spaziali, sia nelle dimensioni del coinvolgimento demografico di questo abbandono. E veramente dovremmo pensare un po' a questo aspetto, cercare di fermarlo e anche comunque di governarlo, governare il ritorno del bosco, eccetera. E vengo alcune riflessioni sulla pastorizia, no? Perché spesso la pastorizia è stata chiamata in causa, no? La pastorizia, come anche una grande attività economica dell'Appennino, in pastorizia significa anche produzione di formaggi, ma significa anche industria lamiera, no? Uno dei poli proto-industriali più importanti del Regno di Napoli era la vallata dell'Aventino, Palena, Taranta Velinia, dove c'erano i lanifici che sfruttavano proprio l'acqua, sfruttavano la presenza di argilla, sfruttavano ovviamente la presenza anche di lana, in particolare di lana che proveniva da una razza di ovini, che era Gentile di Puglia, che era la miglior pecora per la produzione di lana italiana, che è una pecora che era stata merinizzata e che viene allevata sin dal 500. La riorganizzazione della transumanza. La transumanza probabilmente in Abruzzo viene già praticata nell'età del bronzo, nell'età del ferro, no? Già nell'età del bronzo, quando ha fatto vedere Jacopo quei diagrammi climatici, anche nell'età del bronzo è un periodo climatico favorevole, per cui la popolazione tende a spostarsi in alto e già cominciano i grandi incendi della faggeta, della mugheta. La faggeta basta bruciarla una volta, a differenza del bosco di Querzio, del bosco di Leccio, e poi già non riesce più a rivegetare, peggio ancora le formazioni a pino muco che crescono da 2000 metri in su. Allora, ci sono le documentazioni nell'età del bronzo di incendi appiccati nelle alte quote sulle montagne dell'Appennino centrale per far posto ai pascoli estivi, no? Allora comincia ad esserci questa specializzazione dell'allevamento che poi sfocerà man mano nella transumanza. Poi ovviamente gli Itaci, in particolare i Sanniti, che è una popolazione forte, stabile, riescono a portare i loro greggi in Puglia e cercare questo comportamento, e poi ovviamente saranno i Romani che riorganizzeranno tutto il sistema della transumanza, gli stessi imperatori avranno interesse nell'allevamento degli armenti e riorganizzano questa attività. Ci sono delle descrizioni molto belle di Varrone, no? Varrone pure di Rieti, lui è un armentario, no? Un possessore di greggi che transumano verso la Puglia. C'è una descrizione di Varrone sul cane, il cane da pecora, si chiama Mare Mamma, è un cane da pecora, descrive anche il minium, che quello che in abruzzese si chiama l'urcale, il collare di chiodi, che è anche rappresentato una chiesa di San Francesco ad Amatrice, non so se sia andata giù, no? C'è questo affresco del 300 in cui c'è questo cane bianco grande che presenta il collare di chiodi. La transumanza lungo le cales, i precursori dei trattori, risentirà un grosso contraccolpo col periodo barbarico, ovviamente, perché non c'è una sicurezza civile, non c'è sicurezza lungo le strade. Allora, però quando riprenderà la transumanza? Quando ci saranno i Normanni che conquistano il Regno del Sud e uniscono l'Abruzzo al resto del Regno del Sud. E allora saranno quei monaci, in particolare i grandi conventi, che saranno i primi a riorganizzare il sistema della transumanza, ad allevare grandi greggi di pecore, e loro controlleranno sia i pascoli della montagna
nell'Appennino centrale, sulla Maiella, sul Gran Sasso, sul Bellino, sui Monti della Laga, in misura minore tra i Monti della Laga, e poi controlleranno anche i pascoli estivi, e controlleranno anche le saline, perché il sale è una sostanza importante per l'allevamento, non solo per la conservazione dei prodotti dell'allevamento, ma anche proprio per la salute della pecora stessa. I pastori dicevano pecora salata, pecora salvata. Però ecco, i normanni, gli svevi, però la grande riorganizzazione della transumanza meridionale la avremo con gli aragonesi del Trono di Napoli, con Alfonso d'Aragona. Alfonso d'Aragona riorganizza il sistema della transumanza dell'Abruzzo verso la Puglia sul modello della mesta spagnola. Lui ha un modello in testa, quello della mesta spagnola, prende quel modello e lo riporta in Abruzzo, ridefinisce i grandi itinerari della transumanza, quelle che in epoca romana si chiamavano le caves, che ora si chiameranno tratturi, e ridefinisce per esempio in particolare i pascoli invernali del tavoliere. E allora il tavoliere sarà soggetto ai pastori dell'Italia centrale, no? Allora si dirà Abruzzo signore, Puglia vassalla, perché queste terre del tavoliere, che hanno una grande potenzialità cerealicola, non dimentichiamoci che il tavoliere fin dall'epoca nell'epoca neolitica, durante il neolitico, da 8.000 anni fa, 7.000, ha la maggior concentrazione di villaggi neolitici per la grande produzione di cereali che si ha. Però i sovrani di Napoli vogliono che questa ampia parte del tavoliere diventi a pascolo invernale. Perché? Perché i pastori devono pagare la fida, l'affitto, e quindi per lo Stato napoletano si tratta di avere denaro fresco, cash, che pagano i pastori. E questo condizionerà tutto lo sviluppo agricolo agricolo e anche demografico e anche insediativo della Puglia settentrionale. Però nel Cinquecento succede anche un altro fatto importante e interessante. Anche una grossa fetta della costa abruzzese, specialmente la costa in provincia di Teramo e la parte a sud della provincia di Chieti, diventeranno dei pascoli invernali gestiti dallo Stato. Ci saranno, la Dogana di Foggia si gestisce i pascoli del tavoliere dal punto di vista erariale, la Doganella di Atri, la Doganella d'Abruzzo gestisse questi pascoli lungo i pascoli invernali lungo l'Ariano. E questo aspetto, questi pascoli dureranno dal 500 fino all'inizio dell'800. C'è tutto un movimento contro gli illuministi teramani, in particolare Melchiorre Delfico, Nardi, che si opporranno a questa pratica barbarica, la definivano loro, di condizionare tutta la fascia costiera a pascoli invernali. Perché veniva condizionata la fascia costiera? Perché lo Stato affittava i pascoli dai privati, dai feudatari, dai comuni, e i pastori potevano andare da settembre a maggio, quelli che non andavano in Puglia, ovviamente pagando. Però questi i proprietari reali di questi pascoli non vi potevano impiantare colture stabili, quindi non vi potevano impiantare uliveti, non vi potevano impiantare vigneti, né potevano costruirvi delle case. Allora questo condizionerà in maniera molto forte tutta la fascia costiera abruzzese. Ma questo si vede ancora oggi, quando si attraversa, venendo da nord, andando verso sud, si attraversa il Tronto, ci si rende conto di, arrivando in Abruzzo, si vede un paesaggio che non è costruito come quello marchigiano attraverso la mezzatrice, un paesaggio che è stato umanizzato recentemente con la fine della servitù di pascolo invernale, e quando è arrivata poi la ferrovia dopo appena l'Unità d'Italia, e quindi si sono creati anche gli insediamenti, i paesi demografici, gli insediamenti demografici che sono si separati. Prima era una landa desolata, e l'unica cultura che i proprietari potevano attuare da maggio a settembre, quando non c'erano le pecore, è quella del riso. Allora l'Abruzzo è una cosa strana, ma l'Abruzzo era una delle più importanti regioni risicole di produzione di riso di tutta Italia. Allora lungo le vallate del Fluviano, del Vomano, del Sangue, del Pescara, del Trentino, si coltivava riso, grandissimi quantitativi di riso, almeno dal 1500 fino al 1830-1860. Poi c'è una sollevazione di popolo contro le risaie nell'Ottocento, specialmente perché le risaie sono foriere di malaria.
quando c'è la risaia c'è il ristagno di acqua e quindi c'è la malaria. Allora, vedete quanto ha condizionato anche la pastorizia l'assetto territoriale, l'assetto paesaggistico della regione, i grandi disboscamenti con la montagna per ottenere i pascoli estivi, l'organizzazione dei pascoli invernali sulla costa abruzzese e sul tavoliere, però ha portato anche ricchezza. Uno storico dell'Agra che è scomparso di recente, Alessandro Clementi, diceva che se noi potessimo torcere le colonne di Collemaggio all'Aquila, quelle colonne pelerebbero, per dire che quelle chiese e la ricchezza dell'Aquila, prima che sul Zafferano, è stata costruita proprio sulla pecora e sull'allevamento. Insomma. E chiudo. Un altro aspetto, quando finisce poi tutto questo sistema della transumanza? Con la rivoluzione francese, quando a Napoli arrivano i re francesi, Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat, c'è l'eversione feudale. I feudi vengono alienati e venduti con la finalità di creare la proprietà privata, e vengono alienati e venduti anche i terreni demaniali, dei comuni, degli enti ecclesiastici specialmente, con l'intento di creare piccola proprietà. E viene imposta a cultura il tavoliere della Puglia. Questa è la mazzata più grossa per la transumanza in Abruzzo. Però succede un fatto interessante. Questi pastori cominciano a diventare contadini, perché c'è la crisi della transumanza, si comincia a formare la piccola proprietà privata. Ovviamente le terre feudali, pubbliche, alienate, vengono acquisite dalle famiglie ricche. Le famiglie ricche comprano i terreni più fertili, i terreni vicino ai centri abitati. I poveri riescono ad acquisire i terreni posti più lontano, in zone impervie, sulla montagna, e ovviamente inizia anche quel processo di messa a coltura dei pascoli, quindi di spietramento, di terrazzamento dei pendii della montagna, e quindi quel paesaggio che oggi a noi sembra antico, guardando per esempio il Gran Sasso, tutta la zona che sale verso Campo Imperatore, oppure il versante settentrionale della Maiella, spietramenti, macere, muretti a secco, capanne in pietra, capanne a torso, che sembrano quasi arcaiche per chiamare l'architettura micenea, sono capanne costruite nell'Ottocento, non dai pastori, ma dai contadini che si spostavano con le famiglie già dai primi anni dell'Ottocento per coltivare quelle terre che erano state sottratte ai pascoli attraverso un processo di lavoro in mano. E spesso, nonostante questo, ai contadini, alla gente assetata di terra, non, i campi non sono bastati. Allora si è dovuto ricorrere al bosco. Allora il bosco è stato incendiato per avere i campi da coltivare, no? È stato incendiato e poi sono stati i ciocchi sono stati prelevati. Allora, se guardate un po' una carta topografica, troverete spesso il toponimo Cotte o Incotte oppure Cavalle. Questi sono toponimi legati al processo di combustione, di incendio del bosco per avere campi da coltivare, cavate al processo di scioccamento dei tronchi del ceppo lasciato sul terreno. E quindi l'agricoltura anche sale in quota, questo è un altro aspetto importante che abbiamo nell'Ottocento per questi fattori che vi dicevo, ma anche per altri aspetti interessanti. Primo, il riscaldamento climatico. Veniamo fuori dalla piccola età glaciale, quindi nell'Ottocento inizia un trend climatico positivo. Però un altro aspetto interessante, ecco, questo forse varrebbe farne una riflessione, a volte l'introduzione di una pianta, di una terrata agricola può cambiare il destino del luogo. Allora, dopo la grande carestia del 1764 si diffonde il mais, c'era anche prima, ma i contadini erano ancora titubanti nell'adottarlo. Dopo una grande carestia si risponde tagliando il bosco, mettendo a coltura nuove terre e introducendo nuovi prodotti. Quindi si introduce il mais dopo la carestia del 1764, ma dopo la carestia
del 1817 si introduce la patata e le patate porteranno insieme alla sorina questo grano antichissimo, le colture anche a 1600-1700 metri. Quindi vedete, nel paesaggio chiuso possiamo vedere tutta la storia dell'uomo, il leggere tutte le fatiche, come diceva Carlo Cattani, il paesaggio è un immane deposito di fatica umana, insomma. Questo, anche solo per questo dovremmo avere un maggior rispetto di questo paesaggio straordinario. Grazie mille a tutto il mondo. Allora, adesso è il turno della dottoressa Antonella Bazzoli, che è giornalista professionista, ricercatrice indipendente e fondatrice e curatrice del sito www.evos.it. Si occupa in particolare di iconografia e di epigrafia e in quest'ambito ha pubblicato nel 2012 un lavoro di ricerca sulle iscrizioni greche presenti nel Tempio di Perugia dedicato all'Arcangelo Michele. Proprio per cui, parlando dell'Arcangelo Michele, il suo intervento sarà il culto micaelico attraverso il paesaggio appenninico, e ciò cade proprio a pennello in un territorio come quello di Fabriano, in cui Fabriano è la zona appenninica in cui diversi luoghi e chiese sono intitolati proprio a San Michele. Buonasera. Dunque, due anni fa a Salmareggia c'è stata una manifestazione organizzata dai tre comuni Fiuminata, Fabriano e Nocera Umbra, nell'ambito della quale insieme a Jacopo ho avuto l'onore di portare una relazione sui culti precristiani nel nostro Appennino. E mi ricordo che allora intitolai quella relazione, e torna anche oggi quel titolo in qualche modo, l'Appennino che univa, l'Appennino che divide. Perché oggi tra Umbria e Marche la dorsale appenninica divide le due regioni, ma un tempo no, le univa. Erano proprio i santuari di altura, i santuari di altura che univano Piceni da un lato, Umbri dall'altro, su due versanti, che si incontravano in questi luoghi di montagna per commerciare, per scambiarsi beni, certamente, ma anche per pregare insieme divinità dei rispettivi pantheon, che poi alla fine erano le stesse divinità. E anche non solo Umbri e Piceni, ma anche Etruschi, Greci, anche altre popolazioni, perché erano veramente aperti più di noi da quel punto di vista. E questo in età precristiana, ma anche in età cristiana, perché in età cristiana il culto micaelico di cui parliamo oggi soppianta i precedenti culti cristiani, precristiani, quello per Giove Appennino, quello per Cupra e così via, ma continua comunque ancora fino al 1250 questa unione tra due versanti. Sarà dopo la morte di Federico II che le cose cambieranno, non è argomento di oggi, ma ve lo volevo dire per introdurre l'argomento. L'argomento di oggi è appunto il culto micaelico e come questo si lega comunque all'Appennino e alla transumanza di cui avete parlato, hanno parlato già altri relatori, quindi non sto anche su qui lo scritto in cosa consiste la transumanza, perché magari lo diamo per scontato, invece non lo è, no? Per cui questo spostamento da pascoli a pascoli stagionale, che era in effetti in uso fin dall'età del bronzo tra i nostri antenati italici, e che appunto faceva sì che a inizio maggio, questa è importante la data, perché poi è la data della festa dell'Arcangelo Michele, l'8 maggio, la prima data. Quindi inizio maggio c'era l'apertura della transumanza e si andava verso le cime con le greci, e a fine ottobre, 29 ottobre, alla seconda festa di San Michele Arcangelo,
si ritornava a Fondovalle. Quindi questo è importante perché tra l'altro queste due date sono anche le date della levata eliaca, cioè la levata del sole nella costellazione delle Pleiadi. Questo è molto interessante perché coincidono queste due date, le due date dell'apertura e della chiusura della transumanza e le due date della festa, della duplice festa di San Michele Arcangelo. Quindi vediamo subito che il culto, la percezione del sacro è legato alla montagna, all'Appennino e è legato fin dall'età precristiana appunto a mi sono accorta adesso che comunque il non è quello che dovevamo copiare, vabbè uguale, ugualmente, però era un altro, non so se si può cambiare, ma sanno. Sì. Sì, perché era, sì, ho visto che è diverso, più o meno uguale. Sì. Fondovalle, no? In questo spostamento dei pastori transumanti, erano le stesse piste che poi verranno ricalcate dai romani quando costruiranno la loro rete viaria, la loro rete di comunicazione delle grandi vie consolari. Per cui troviamo, qui ne ho elencate solo alcune delle nostre, no? Troviamo la Verina, la Flaminia, la Salaria, la Tiburtina del Basso Lazio, la Valeria e la Claudia dell'Aquilano, insomma tutte vie consolari che coincidono con le vie di transumanza a Fondovalle e lo stesso i tratturi, i valichi e i diverticoli che da noi, dal nostro confine umbro-marchigiano, no, partivano dalla Flaminia verso est, i tanti diverticoli da Nocera, da Scheggia, Euro li conosce bene, Fossato, dove c'è il Ponte San Giovanni, no? Qui tutti questi diverticoli erano importantissimi appunto e erano, coincidevano anch'essi con le vie di transumanza. Qui abbiamo la tabula peutingeriana che sta a Vienna, nella quale è indicato porto solo questo, uno dei più attestati templi, santuari, forse ne parlerà anche Euro, non lo so, comunque è un tempio, un santuario dedicato a Giove Appennino, no? Gli Appennini prendono il nome proprio dall'aggettivo di Pennino, no? Giove Pennino, e infatti vedete qui ho scritto la didascalia che è segnata nella tavola peutingeriana, che è una carta tra le più antiche che indicava le vie militari dell'antica Roma, vie militari dell'impero, e il tempio di Giove Appennino in corrispondenza dell'attuale Scheggia, cioè della stazione di posta ad Ensem, una mutazio che appunto andava verso est dalla Flaminia, si distaccava bene io qui non so come farvelo vedere, comunque in corrispondenza della P, dove vedete quella grande P, non so se riuscite a vedere, c'è scritto, c'è un tempio, un edificio, quello è il tempio di Giove Appennino e eccola, grazie, e lì c'è scritto proprio testualmente Iovis Penninus id est Agubio. Quindi non solo l'importanza di questo santuario italico di montagna per già in età precristiana, preromana e poi romana, e addirittura Claudiano ne parlerà ancora nel V secolo, che era ancora frequentato questo tempio, quindi c'erano ancora questi culti pagani in età cristiana, questo è interessante.
Ecco, non solo questo, ma anche il legame tra l'antica Equium, no? E il Tempio di Giove. E infatti nel Tavolo Eubine il culto è quello della triade Grabovia. Giove, Grabovio, Marte Grabovio, Bofione Grabovio. E Grabbe è un termine indoeuropeo che sta per roccia. Per cui ancora una volta la percezione del sacro è legata alla roccia, alla montagna, al Giove, dio delle rette, lo stesso termine celtico, pen, pennino, no? Deriva, significa appunto la punta, la penna, la cima. E tutto questo per dire che oltre al culto di Giove a Pennino c'era anche, li citiamo appena, servirebbero convegni solo per ognuno di questi culti, quello per Cupra, anche attestato nel nostro Appennino, non solo a Fossato di Vico, ma anche un po' al Fiorito, no? E poi i toponimi nelle Marche, Cupra Marittima, Cupra Montana, solo per dirne due, ma ce ne sono altri, tanti ritrovamenti archeologici di questo culto della dea delle acque, della dea madre per eccellenza, che poi veniva chiamata dagli italici con vari nomi, per cui Feronia, Favonia, da cui in Cerini Favoniensis. Cioè, quindi con i toponimi possiamo ricostruire grandi culti antichi molto interessanti. Tutto questo per introdurvi il culto michaelico. Perché? Perché tutti questi culti in età paleocristiana, in età alto medievale, vengono tutti assorbiti dal culto di Michele Arcangelo. E noi non ci possiamo neanche immaginare quanti fossero i santuari michaelici che sono sorti proprio nell'alto medioevo nel nostro territorio appenninico. Ma il culto italico più sentito dai nostri pastori transumanti e più idoneo, diciamo, ad essere assorbito e trasformato attraverso un processo sincretico tipico che fa sì che i culti prepagani diventi, precristiani diventino culto cristiano, è quello per Ercole. La figura di Eracle, Ercole, il pastore con la clava e la leontella, la pelle del leone, era il più adatto, veneratissimo tra l'altro come Dio insieme anche a Marte, non tanto come Dio della guerra o Ercole eroe guerriero, quanto come Dio protettore delle greggi, dei pastori. Era talmente venerato che fu veramente semplice trasformarlo nel culto di Michele Arcangelo, anche iconograficamente. La clava diventa la spada, la lancia dell'Arcangelo Michele, i mostri che uccideva Ercole diventano il drago ucciso dall'Arcangelo, la leontella diventa il mantello, cioè anche, e poi ecco, da un punto di vista mitologico, chiaramente lo sappiamo appunto che c'erano molte coincidenze in questo senso. Tutto questo, però, attenzione, non è così semplice individuare e censire i siti di culto michelico, per un semplice fatto, perché a partire dal XIII secolo moltissimi santuari michelici, anche santuari d'altura, poi ne parleremo, vengono reintitolati. Cioè nell'alto medioevo erano veramente tantissimi, poi all'improvviso dal XIII secolo in avanti diventano santuari mariani oppure intitolati a nuove divinità, nuovi santi locali per lo più. E quindi è difficile, oggi magari abbiamo le grotte di Sant'Eustachio, uno non ci pensa che poteva essere un sito michelico, e invece sì, e così via. Questo per capire quanto è difficile censire i siti michaelici, ma ci sono degli elementi che ci possono aiutare. Uno, come vi ho detto prima, sono le due date, per cui se c'è per esempio una celebrazione l'8 maggio o il 29 settembre, già un sospetto ci dovrebbe venire, no? E poi la presenza delle grotte. La presenza delle grotte è fondamentale, perché tutti i santuari michaelici d'altura si trovano in prossimità di grotte e anche in prossimità di sorgenti con acque salutari, acque terapeutiche. E poi sono sempre, ripetiamolo ancora perché è necessario, i luoghi strategici, luoghi di snodo, posti di snodo per le vie di transumanza di cui parlavamo prima.
A proposito dell'Abruzzo, visto che c'era, in Abruzzo sono stati censiti ben 350 siti micaelici, perché lì le ricerche sono state finanziate. Dai noi in Umbria il grande lavoro l'ha fatto Don Mario Sensi, un grande storico studioso che purtroppo non c'è più, che però ci ha lasciato veramente tanto. Nelle Marche io ho cercato, ma ho trovato poco e niente. E è una tristezza, perché come in Abruzzo, così nelle Marche, così nel Lazio, così in Umbria, c'erano tantissimi siti, non meno che certamente che in Abruzzo, dove invece le ricerche sono più approfondite e più curate. E allora parliamo adesso di chi era questo Arcangelo Michele e perché ha potuto assorbire così facilmente tutti i culti preesistenti, soddisfacendoli propri. Perché è la figura cristiana, diciamo, più sfaccettata, più poliedrica, che mette su di sé tutte le funzioni delle divinità precedenti. Quindi è l'archistratega, il principe delle milizie celesti nel Vecchio Testamento, e quindi chi meglio di lui per aiutare i soldati, non solo i Longobardi di cui ci ha parlato tanto Jacopo, ma anche i soldati dell'esercito d'Oriente, dell'Impero d'Oriente, i bizantini, ancora più loro, perché è proprio in Oriente che si è sviluppato nel IV secolo il culto per l'Arcangelo Michele, poi è penetrato da noi attraverso la Puglia e il Gargano nel V, e poi i Longobardi sono arrivati dopo, anche loro, no? Sono diventati cristiani, hanno fatto proprio, certamente hanno coniato monete con l'immagine dell'Arcangelo Michele, hanno creato anche i loro santuari, ma anche i bizantini, anche loro hanno creato santuari e hanno sempre invocato in battaglia l'Arcangelo Michele. Ancora prima dei Longobardi. Ancora prima, da Costantino, no? Quando sorge appunto, a proposito di Costantino, in Oriente nascono nel IV secolo questi santuari dedicati all'Arcangelo Michele, e in uno in particolare, il Sostenio, creato da Costantino, c'era la pratica dell'incubatio, e forse questo interesserà a Euro. Da pochi giorni fa ho letto in un libro d'antropologia che nel nostro santuario della Madonna della Ghea delle interviste dimostrano che fino a non tantissimo tempo fa ci sarebbe stata questa pratica modernizzata, ovviamente. In che consiste? L'incubatio significava che la sera prima della festa dell'Arcangelo si andava lì, si dormiva lì e si aspettava in sogno la visione angelica che avrebbe guarito o fatto la grazia, no? E così si faceva al santuario della Madonna della Ghea fino a non tanto tempo fa. Si andava lì la sera prima, si dormiva lì e si aspettava e si chiedeva una grazia. Questo è molto interessante dal punto di vista antropologico, secondo me. Ha solo 5 minuti, allora devo andare più veloce, c'è tantissimo da dire, ci vorrebbe un convegno solo per questo. Quindi, allora, abbiamo detto, è il taumaturgo, il principe degli eserciti celesti, il mediatore per eccellenza, non solo, è lo psicopompo, è il santo saurottono. Guardate, qui lo vediamo che, vabbè, mi sono persa comunque. Santo Saurottono, cioè quello che uccide il drago, no? L'avrete visto mille volte, e anche il pesatore delle anime, lo psicopompo, e lo psicagogo, cioè l'accompagnatore delle anime a Dio. Quindi tantissime funzioni. Qui lo vediamo mentre si contende l'anima con il demonio, l'anima del defunto, che poi è una tradizione che viene dall'Antico Egitto, perché la bilancia che tiene in mano l'Arcangelo Michele è la bilancia di Thoth, del dio Thoth, cioè di colui che pesava i cuori, le anime, per poter accedere nell'aldilà. Quindi anche i culti egizi, attraverso l'iconografia copta, penetrano e arrivano fino a noi nel Medioevo, nel nostro Appennino. Allora non vi racconto, perché non c'è tempo, tutta la storia bellissima di Gargano, che poi tra l'altro la sua, il nome Gargano, ma anche quello di Gaigano, che pure la rotonda di Gargano si lega a San Michele Arcangelo, è un nome che viene da una radice indoeuropea, gar, che sta per, o gal, che sta per gola, per cui ancora una volta la percezione del sacro nella nostra montagna. E qui vediamo l'apparizione della freccia che va contro il toro, che si lega a tutta una serie di culti pagani preesistenti. Qui vediamo l'angelo della pace, e vediamo che è interessante che da quel sito del Gargano avviene come un transfer di sacralità. Praticamente, siccome la natura
natura angelica, non è corporea, che succede? Che non si potevano portare, creare nuovi santuari ad instar significa ad imitazione del proposito originale, per cui creando questi nuovi santuari ad instar sulle montagne o lungo le vie o nei della transumanza, bisognava portare una reliquia. Ma come si faceva a portare una reliquia di un angelo? Impossibile. Allora si staccavano le scaglie della roccia, del Gargano, della grotta, e si portavano via quelle e si creavano appunto questi santuari ad instar. Per questo si sono diffusi tantissimo e addirittura si mandavano poi, questo successivamente, dei pellegrini vicari, questo è curioso, quando non si poteva per malattia o perché si era morti, si faceva il testamento, si pagava qualcuno per andare a fare il pellegrinaggio fino al Gargano, fino a Loreto, fino a da un'altra parte per poter chiedere una grazia. Qui ve li faccio vedere molto velocemente, vabbè, il più famoso è quello Mont Saint-Michel che tutti conoscerete, poi c'è la famosa linea di San Michele, no? Che a metà strada tra il Gargano e Mont Saint-Michel troviamo in Val di Susa questa bellissima al centro che è la chiusa, la San Michele della Chiusa, una bellissima abbazia che sorge il nucleo originario nel X secolo. Poi ho aggiunto questa foto della rotonda di San Gaetano, anzi la rotonda di Montesiepi vicino all'abbazia di San Gaetano, che vi invito a visitare, quella della famosa spada nella roccia, e anche lì ci sarebbe da parlare per ore, ma non abbiamo tempo. Qui ho messo due rilievi della chiesa di San Michele Arcangelo a Bevagna. E qui una di San Ponziano, della cripta di San Ponziano, studiata da Don Mario Sensi, che è interessantissimo perché questa chiesa intitolata San Ponziano, quindi santo locale, un martire, in realtà sorge su un preesistente santuario legato alla sacralizzazione delle acque e al culto per San Michele Arcangelo. E infatti all'interno di questo santuario con funzione polivalente troviamo questo bellissimo affresco che vedete, in cui l'angelo veste un abito, il loros, l'abito tipico dei alti funzionari dell'impero d'Oriente. Come vi dicevo, qui vi invito semplicemente, se vi interessa l'argomento, ad andare su accademia.edu e scaricarvi gratuitamente la mia ricerca su il Tempio Sant'Angelo di Perugia, che parla veramente approfonditamente del culto dell'Arcangelo Michele e della geometria sacra all'interno del Tempio voluto dall'impero bizantino. Per finire super velocemente, due esempi, perché sono veramente innumerevoli, di due santuari rupestri legati al culto della grotta della Stilla Miracolosa, e cioè Sant'Angelo di Voltorino e sono in Abruzzo questi, il santuario di Ripe sul Salinello, e sempre legati alla transumanza, e poi tra il confine tra Marche ed Umbria, qui vediamo ancora Sant'Angelo di Montespino, che sta non distante da Ascoli Piceno, e l'eremo delle Grotte dei Frati, chiamato anche Chiesa Santa Maria Maddalena, Santuario Santa Maria Maddalena, che sta sul Fiastrone, e anche qui una grotta rupestre, tutti costruiti ad instar, ad imitazione del santuario originale, che vi dicevo, originale, che veniva con questo transfert di sacralità. E poi abbiamo Sant'Angelo di Paganico, che purtroppo dopo il sisma del 2016, essendo a Casale di Ussita, è chiuso, non è più accessibile, e comunque anche lì stillava l'acqua dalle pareti, che poi veniva raccolta in queste vaschette e veniva usata a scopo taumaturgico, terapeutico. Qui invece siamo vicino Foligno, sempre sui 600 metri d'altezza, ho finito, proprio sto volando. E ci abbiamo Sant'Angelo delle Grotte, De Gruptis, vedete, e poi Sant'Angelo di Perfoglio, un altro importantissimo santuario rupestre che da Valle Sant'Angelo, i toponimi sono sempre, andava dal piano di Colferito verso Pievetorina, e anche quello è un altro interessantissimo, perché poi sono anche luoghi che erano frequentati da sempre questi, per cui anche ritrovamenti archeologici. E infine qui abbiamo vicino Narni, tra l'altro vicino Narni vi segnalo anche, stupenda, davvero da visitare, la chiesa di San Michele Arcangelo a Schifanoia,
molto interessante. E poi questo, ancora questo santuario ad Insta, la limitazione del prototipo garganico vicino Narni sul Monte Sant'Angelo, vicino al Ponte Romano d'Augusto, pressoché sconosciuto, poi diventato santuario mariano, e San Michele di Domora, non so se lo conoscete, anche questo bellissimo, che si trova a San Severino Marche, nel comune San Severino Marche, che adesso è intitolato a San Eustachio, però, quindi anche qui attenzione perché i nomi confondono a volte. Finisco con questa bellissima foto che ho trovato in internet, che è una processione del 1950 a Colle Paganello, con, vedete, San Michele Arcangelo portato in processione. Infatti lì c'è la chiesa di San Michele Arcangelo, dove tra l'altro al suo interno è stata trovata anche un'ara romana dedicata a Marte, sempre questa, no? Questo processo sincretico di sovrapposizione culturale. E qui ho provato a fare un elenco, ma certo non è esaustivo assolutamente, dei siti micaelici del territorio fabianese per arrivare a Sassoferrato e ad Arcevia, dove tutti conoscerete immagino il Monte Sant'Angelo, no? Il santuario molto bello, anche quello, anche lì praticavano l'incubanza tra l'altro. E poi, per non dimenticare, il toponimo San Michele, che è una frazione di Fabriano, che è più evidente di così, si lega al culto michelico. Io chiudo velocemente perché ho rubato già troppo tempo e vi ringrazio per l'attenzione. Purtroppo il tempo appunto è tiranno, però sarebbe da sentire, e quindi la ringraziamo veramente tanto, magari ci sarà anche occasione per fare qualcosa di approfondito sulle chiese, sul toponimo di San Michele qua a Fabriano. Quindi, e allora stiamo giungendo a conclusione della giornata con gli ultimi due interventi. Chiamo quindi il professore Aurelio Puletti, laureato in lingue e letterature moderne, docente di lingua francese nella scuola secondaria di primo grado. Da oltre 25 anni si dedica a studi e ricerche di interesse naturalistico e culturale della zona di Costacciaro e del Monte Cucco. Ha pubblicato su diversi giornali e riviste a diffusione locale, regionale e nazionale, e il suo intervento tratta proprio del Monte Cucco nel Medioevo. Salve a tutti, buonasera. Allora, giungendo tardi, si hanno ben pochi argomenti di novità da portare, perché molte cose sono state dette, quindi si rischia di essere ripetitivi, in realtà si è ripetitivi. Che cosa dire del Monte Cucco? Ogni luogo, per essere conosciuto, deve essere denominato. Vediamo quale potrebbe essere l'origine del toponimo Monte Cucco secondo alcuni studiosi, Giovan Battista Pellegrini ed altri. Secondo questi, il toponimo Monte Cucco, in modo particolare il nostro è un oronimo, cioè il nome di una montagna, potrebbe derivare da una base che è stata ricostruita dagli studiosi di linguistica, di glottologia, eccetera, perché non esisteva la scrittura all'epoca, una base prelatina antichissima che dovrebbe, diciamo, essere simile a cucca. Con cucca si dovrebbe essere indicata in epoca appunto prelatina, ma in epoca arcaica anche, in epoca protostorica probabilmente, un'altura rotondeggiante, cioè una cupola, proprio la fisionomia con la quale appare il Monte Cucco se visto dal versante umbro. Il Monte Cucco, se guardato dal versante umbro, non appare altro che un'altura domiforme, una cupola rotondeggiante, piuttosto piatta, piuttosto incolore, piuttosto monotona. Mentre se visto dal versante marchigiano, dal versante orientale adriatico, il Monte Cucco è molto più dirupato, è molto più articolato e selvaggio. Intendiamoci, sono lavori di ricostruzione linguistica questi che costruiscono delle basi sulle quali impiantare l'origine dei nomi di luogo, e comunque molti elementi convergono su questa interpretazione appunto arcaica, prelatina.
Molti altri termini toponimici nel Parco del Monte Cucco si fanno risalire a quest'epoca di arcaico popolamento della montagna. Fra questi, tutti quei termini toponimici, quegli oronimi che hanno come base il termine mut, che vuol dire sporgenza, elevazione del terreno. Noi abbiamo, per esempio, sempre nel Parco del Monte Cucco, in una zona confinaria verso Fossato, la cima di Mutali. Oppure abbiamo il monte Mutette, attenzione alla dizione, questa che dico io è la dizione più antica, più conservativa, più tradizionale, non Mutette, che è una versione più recente, addomesticata in qualche modo negli atti notarili, ma Mutette, quella tramandata dalla viva voce degli abitanti del massiccio del Cucco. Questa base latina Mut ricorre anche qui nel termine oronimico Mutette. Ecco, a questa fase arcaica del popolamento umano della montagna si riferisce una scoperta che io e il dottor Vittorio Carini, qui presente, facemmo negli anni 90 nell'esplorazione di una grotta d'altura del Monte Cucco, una grotta molto modesta, che si apre a 1400 metri di quota, cioè ad una quota, ad un'altitudine molto elevata, cercando di allargare un passaggio stretto, allagato, un sifone. Abbiamo trovato una serie molto notevole di frammenti ceramici, i quali, fatti vedere alla Soprintendenza Archeologica dell'Umbria, sono stati riconosciuti come essere frammenti ceramici riferibili all'età del bronzo. Quindi questa presenza, la presenza di questi reperti, ci certifica il fatto che alcuni uomini già nell'età del bronzo frequentavano le parti più alte della montagna. A quale scopo? Non lo si sa esattamente, non sappiamo a quale scopo. Si può immaginare che fosse uno scopo pastorale. Che andavano a fare nella strettoia di questa grotta, in un cunicolo assolutamente soffocante? Con tutta probabilità andavano a cercare l'acqua. In quota, le montagne appenniniche, carbonatiche, calcaree sono dei deserti in estate, non vi è una goccia d'acqua, le sorgenti sono alla base del rilievo, quindi l'acqua era un elemento estremamente prezioso che andava ricercato con grande forza. E trovatolo all'interno della grotta, io credo che siano andati a ricercarlo più volte e cercando di attingere l'acqua a questo pozzo naturale, abbiano più volte rotto l'orcio, il vaso con il quale raccoglievano l'acqua. Adesso salto di pari passo, diciamo, i culti, perché ne ha parlato prima Antonella Bazzoli, e entriamo direttamente tramite l'Alto Medioevo nella fase medievale del Monte Cucco. La fase medievale del Monte Cucco è caratterizzata, come molti interventi hanno sottolineato per altre montagne, dall'intervento dei Germani. I Germani, in modo particolare dei Longobardi, calati nel VI secolo in Italia, lungo la via Flaminia, i Germani distruggono vari abitati lungo la via Flaminia, in modo particolare la fiorente Stazio e Mutatio romana di Ad Ensem, che nella tavola peutingeriana è nominata come Ad Ensem, l'antica scheggia, ma in altre fonti è citata come Ad Esim. Con tutta probabilità Ad Esim altro non vuol dire che quell'abitato, quella città, quel nucleo abitativo che sorgeva ad, cioè presso, ed Esim, accusativo singolare del nome Esis, fiume Esino, poiché il fiume Esino per gli antichi nasceva in territorio umbino dal valico di Madonna della Cima. Si vedono le antiche cartografie e questo fiume viene chiamato, fino all'epoca abbastanza recente, fiume Gino, tutto attaccato, cioè contrazione dei due termini fiume ed Esino, che diventa Egino. I Longobardi abitano le nostre zone per un paio di secoli, si mescolano le popolazioni locali
i sangui, diciamo così, si ibridano e praticano l'agricoltura, tant'è che nella pianura, nel bacino intermontano del Monte Cucco, vi sono diversi toponimi di schietta e squisita matrice longobarda. Ad esempio sotto Villa Conte Canale, il mio paese di origine, vi è la località Biunda, che deriva dal germanico, in modo particolare dal germanico langobardo, Biunda, che significa pezzo di terra recintata. Pezzo di terra recintata. A Scheggia vi è Caggio Molino. Caggio non è altro che l'esito del germanico langobardo, Gaghi, che vuol dire bosco recintato o da siepato. L'ha detto prima lui, tu l'hai detto, no? Mi sembra. In modo particolare vi sono altri toponimi che indicano asperità rocciose del Monte Cucco che si debbono far risalire all'impronta germanica, in modo particolare gotica o langobardica, ma quasi sicuramente longobarda. Per esempio Balsa Berlingana dovrebbe mutuare la parte iniziale del termine da Beran. Beran altro non era che un omonimo pangermanico che significava orso. L'orso era un animale totemico per gli antichi germani, considerato simbolo di forza e di costanza, tant'è che molti nomi propri personali germanici derivano da risalgono al termine, allo zonimo Beran. Pensate a Bernardo, che era Beran più Hart, forte come un orso. Ve ne sono moltissimi di nomi propri personali germanici che si rifanno all'orso e anche al lupo. I germani langobardi coltivano la nostra montagna, sono i primi ad esplorare e a colonizzare le parti alte delle nostre montagne, sono i primi a ricavare i ranchi. I ranchi sono dei pezzi di terra disboscati e dissodati per la messa a coltura. Il termine ranco di probabilissima origine germanica, molto probabilmente longobarda, da un vranc che significa piegato, inteso nel senso di terra che è stata rivoltata, ribaltata per la messa a coltura, le rivolte, le rivoltelle. Vi sono poi naturalmente i greppi, greppo è un'altra parola di origine germanica, e le trinche sono dei luoghi dove l'acqua viene fermata. Questo termine risale quasi sicuramente al germanico trinken, che significa bere, trincare, ancora oggi esiste nell'italiano, no? Ma quando è che la montagna viene proprio colonizzata in maniera massiccia? Viene invasa, c'è un'invasione a scopo lavorativo del Monte Cucco. Questa invasione avviene nel basso Medioevo, tra 1200 e 1300. La prima forma, diciamo, scritta, tradita in maniera scritta dell'omonimo Monte Cucco risale ad un diploma, ad una carta del 998. Il Monte Cucco, quindi Alto Medioevo. Nel 998 è attestata la prima forma scritta del toponimo Monte Cucco, come Monte Cucco, C-U-C-H-O. Ce ne saranno state anche delle altre, in alcune pergamene che non sono state esplorate, ma questa comunque è l'unica forma che abbiamo attestata per iscritto, Monte Cucco. Allora, nel 1200 qual è la situazione proprietaria del Monte Cucco? Chi possiede il Monte Cucco nel 1200? Sono due enti, chiamiamoli così. Sono i monaci dell'abbazia benedettina di Sant'Andrea de Insula Filiorum Manfredi. Avvisiamo gli utenti che tra 10 minuti la biblioteca chiude. Ho finito. Allora, il Monte Cucco nel 1200 è compartito, è diviso come una torta, a metà. Per me non vale.
il Monte Cucco nel 200 è diviso a metà. Chi se l'è spartito il Monte Cucco? Se lo sono spartito i monaci e i signori feudali. I monaci dell'abbazia di Sant'Andrea dell'isola dei figli di Manfredo, benedettina, e più specificamente camaldolese, dipendente da Fonte Avellana, possedevano tutto il versante occidentale del Monte Cucco, il versante umbro, era nelle loro mani, lo gestivano da un punto di vista economico, agrario, e lo sfruttavano tramite gli homines del Colli Stacciario, gli uomini del Castrum Collis Stacciari, gli uomini di Costacciaro, i paria. Erano il terzo incomodo fra questi due detentori del Monte Cucco. I signori feudali appartenevano alla signoria feudale rurale De Guelfonibus, che si erano insediati soprattutto nel territorio rubino, provenendo però dalla Germania. Facevano parte della stirpe di Welfen, quelli che hanno dato il nome alla parte guelfa durante le lotte tra Guelfi e Ghibellini. Questi De Guelfonibus possiedono all'epoca dei territori immensi, vastissimi, e nel Monte Cucco possiedono i passi che conducono alla montagna. Questi passi sono da loro controllati, si fanno pagare i pedaggi. Tutte le pecore che devono andare al pascolo sul Monte Cucco devono passare per queste forche caudine economiche, devono pagare i pedaggi, si arricchiscono facendo pagare i pedaggi nell'attraversamento delle loro terre. Posseggono il castello di Costacciaro. Il castello di Costacciaro è nelle loro mani, prima dell'arrivo del libero comune di Gubbio, che lo acquista e fa di Costacciaro uno dei castelli più potenti, più muniti e più strategicamente importanti. Cosa succede? Succede che tra i due litiganti il terzo gode. Il terzo incomodo, gli homines di Costacciaro, questi che andavano su a scopi lavorativi, lavorando per terzi, a un certo punto commettono un delitto di lesa maestà verso i monaci avellaniti. Invadono a scopi lavorativi le loro terre. Ne nasce un processo, un'accusa. Sono citati in giudizio, i monaci di Fonte Avellana li portano in giudizio di fronte al vescovo di Gubbio. Il processo dura un anno, dal 1289 al 1290. Tutti i pastori, boscaioli, carbonari del Monte Cucco vengono sentiti come testi durante le varie sedute dibattimentali del processo a loro carico. Cosa viene fuori da queste carte? Tutte queste carte processuali sono conservate presso il Collegio Germanico di Roma e sono state editate a cura di Ettore Baldetti nel volume settimo delle carte di Fonte Avellana. Abbiamo tutte le carte processuali, tutti i testi chiamati per nome, cognome e soprannome, tutti i toponimi del Monte Cucco nel 1200, dai quali possiamo derivare in maniera filologica i toponimi attuali. Quindi si smentiscono alcune ipotesi, ad esempio la zona della Fragolosa, chiamata così per le fragole, non c'entra niente, era chiamata Plagia Frigulosa perché è esposta a nord, è fredda, piaggia declivio freddoloso, da frigor, freddo. Quindi ci illuminano anche sull'origine dei nomi di luogo. Che succede? Che cosa attestano questi pastori, questi analfabeti, questi servi ancora della gleba? Attestano che non erano stati loro i primi ad invadere, tra virgolette, lavorativamente questi campi, ma già i loro padri e i loro nonni avevano coltivato questi campi e gli era stato permesso di coltivarli dai signori feudali De Guelfonibus e dai monaci avellaniti da Insula Fiorum Manfredi. Manfredo, tra l'altro, è un feudatario di stirpe regale langobarda, parente dei Duchi di Spoleto, perché Costacciaro è stato il centro abitato più a nord del Ducato di Spoleto. Che succede? Stringo e finisco rapidamente. Mi emoziono perché io faccio parte di questa Universitas Hominum, Originariorum Castri Collis Stacciari,
sono assessore comunale all'interno del consiglio, vengono assolti gli uomini originali, vengono reintegrati nel loro pieno e pacifico diritto, nello ius lignandi e nello ius pascendi. Da quel momento in poi, 1289-1290, saranno liberi di pascere e legnare sulla montagna. E si creerà un diritto, certo, un diritto consuetudinario, verrà riconosciuta la consuetudine all'uso di praticare certe culture. Però, da quel momento in poi, si affrancheranno, saranno liberati dal giogo di sudditanza. Ancora oggi chi diventa membro dell'Università degli Uomini Originari deve dimostrare un domicilio stabile nel luogo di Costacciaro più che centenario, come lo avevano dimostrato loro, dicendo che già i loro padri e i loro nonni avevano coltivato la montagna ininterrottamente. È interessantissimo, gli uomini originari di Costacciaro che cosa fanno? Trasformano la montagna, la umanizzano, creano cese, ranchi, spazi aperti per l'agricoltura, seminano l'orzo, seminano il farro, seminano il grano a 1000 metri di quota, obbedendo all'imperativo categorico rancare, et de locis in cultis facere culta. Rancare vuol dire dissodare, et de locis in cultis facere culta, e trasformare i luoghi incolti in luoghi coltivati. Questo è scritto proprio nelle pergamene degli uomini originari di Costacciaro, era il loro imperativo categorico, silvam infructuosam roncare, tagliare, trasformare la selva infruttuosa in boschi, in luoghi, in spazi aperti e fertili per l'agricoltura. Grazie. Paolo Piacentini, che molti conoscono a Fabriano, funzionario MIBACT delegato dal ministro Franceschini come coordinatore dei cammini storico-ambientali italiani, fondatore e guida dell'ente di promozione sociale Federtrek, ha pubblicato nel 2018 il libro Appennino Alto d'Amore per Terre di Mezzo Edizioni. Il suo intervento si intitola I cammini storico-ambientali montani italiani come modello di sviluppo per un turismo slow in Italia. Io sono molto con l'accetta perché veramente tantissimo, non voglio, e quindi farò dei salti pubblici perché voglio delle cose molto importanti per l'amore di questa terra. E intanto una cosa che ho detto anche al sindaco, e lui ha detto che di questa, diciamo, informazione, di questo input è molto contento, e voi dovete sapere che oggi Fabriano non è solo il punto di partenza del più grande cammino, più importante cammino solidale, anzi direi forse unico cammino solidale d'Europa, che è il cammino delle terre mutate che collega Fabriano all'Aquila, ma oggi da Fabriano si può partire, arrivare a Norcia, quindi fare poi una deviazione dalla parte, diciamo, del percorso principale e arrivare a Subiaco, quindi una sorta di cammino della carta, collegare Fabriano, la città della carta, con la città di Subiaco. Il sindaco di Subiaco è contentissimo, faremo un incontro a breve, mi ha detto Gabriele, insomma, vuole essere anch'io a questo incontro, e considerare che a Subiaco fu stampato il primo libro, insomma, riconosciuto storicamente con la tipografia organizzata presso il monastero benedettino nel 1465, dopo la prima che fu fatta dal Templario in Europa. Quindi è una cosa importantissima. E allora, però, vabbè, sui cammini vi dico che stiamo ripartendo, con il ministro mi ha chiesto se volevo tornare appunto a occuparmi di questo tema, per un anno dire, c'è stata veramente una stasi incredibile, il turismo è tornato presso i beni culturali e si ripartirà con tutto il tema davanti dei cammini, le Marche hanno vari cammini importanti, interessanti, Fabriano ha sempre due cammini, non solo il cammino delle mutate, ma anche il cammino francescano d'Assisi ad Ancona e più altri, diciamo, cammini così più piccoli, una ramificazione molto importante. Però una cosa che ci tengo a dire, tra l'altro considerate che Paolo mio, prima il ministro ha mandato un messaggio, ha detto dobbiamo lavorare sul cammino di Dante, perché sapete il 2021 è l'anno di Dante, c'è una cosa bellissima che si sta attivando su questa storia, 700 anni dalla morte di Dante, e prima mi ha colpito una coincidenza molto interessante, quello che ha detto il professor Pirani, sul fatto che Dante effettivamente, a parte Firenze, a parte grandi città,
era un, anche una persona che si muoveva tantissimo per vari motivi e guardava l'Italia proprio dall'Appennino. Voi pensate al bellissimo passaggio della Divina Commedia che riportava, per esempio, sui soggetti dell'anno sotto il Monte Falterona, giusto per fare un esempio. Allora, dico questo però per dire una cosa che mi preoccupa molto, e la parte che venendo ottimista, l'altra mi preoccupa molto. Cosa possiamo fare noi realmente, concretamente, da qui al futuro, per fare in modo che questa cultura immensa, di cui hanno parlato prima tutti i relatori, mi hanno preceduto, un convegno stupendo, ricco di informazioni che molte conoscevo ed altre no, insomma, bellissima, questa storia così ricca, che deve portare a rimettere al centro dell'Italia l'Appennino, come dice spesso Paolo Lumitz, che è la spina dorsale del paese. È vero, stasera l'hanno detto gli amici storici, hanno ricordato tutti, insomma. Allora, come possiamo rimettere al centro l'Appennino? Allora, c'è un dato, adesso qui lo faccio, la limito con una battuta che è un po' anche tragica, ultimamente saranno costrette le coste a migrare verso l'Appennino, perché con i cambiamenti climatici qualcuno forse avrà qualche problemino, perché qui si gioca, no? Anche su Venezia, ma i dati scientifici degli organismi internazionali, sono raggruppati migliaia e migliaia di scienziati, hanno ormai confermato che molto probabilmente con l'innalzamento dei mari l'Italia avrà qualche problemino, no? Quindi sono dati reali. Però detto questo, noi ci dobbiamo attrezzare, non è che può essere una migrazione forzata, dobbiamo organizzarci per dare alle montagne questa centralità, appena questa centralità. Ci sono tanti temi, ci sono i servizi ecosistemici, di cui si parla tanto, no? È un progetto interessante, questa dentro le norme di legge. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la montagna, l'Appennino, offre quelle cose che ha detto Augusto, come tutti quanti, offre beni immateriali, di cui noi fruiamo, che sono beni sostanziali per noi, perché sono quelli del benessere, psicofisico, determinato dal camminare nel bosco, dal camminare lungo un cammino. Ma sono determinati anche dalle risorse fondamentali che hanno creato prima la propria industria, poi l'industria del manifatturiero, no? Ma che hanno creato anche, che sono quelli che oggi noi abbiamo un estremo bisogno, le risorse dell'acqua, le risorse dell'aria. In un piccolo convegno, una presentazione del libro, una piccola serata molto bella di qualche giorno fa, insomma, un paio di settimane fa con Augusto a Frontignano, un incontro con la comunità di Lussità, i pastori dicevano: sì, è vero, la vita qui può essere anche più dura, ma io non ci andrò mai in città perché qui si vive meglio. Allora, cosa dobbiamo fare? Cosa possiamo fare? Dobbiamo intanto cambiare radicalmente il paradigma dell'abitare l'Appennino. Cioè noi dobbiamo fare in modo che l'Appennino venga completamente decolonizzato, venga tolga questa, diciamo, dipendenza che vi ripeto è quasi coloniale rispetto alla cultura della città. La cultura della città non solo ha creato come trasformazione diretta fisica la migrazione, diciamo, del secondo dopoguerra, oltre al fatto che migrazione è sempre stata, l'ha spiegato molto bene Augusto, anche il professor Pirani, però è chiaro che la rottura drastica c'è stata in quello che racconta Nuto Revelli, della parte alpina, su questo popolo dei vinti, queste interviste fatte a 700 persone, in cui racconta che cosa è successo, che è successo nel secondo dopoguerra con il fenomeno dell'industrializzazione, un impoverimento fisico drammatico, ma anche un impoverimento culturale, che è quello ancora più, se volete, più tragico, più... E allora, noi cosa possiamo fare? Intanto dobbiamo tornare a conoscere la nostra montagna. Come diceva prima Gabriele, dice, siamo stati costretti alla crisi a capire che anche a Fabriano, questo l'ho scritto 50.000 volte, dobbiamo capire che siamo nell'Appennino, siamo dentro l'Appennino, siamo nel cuore dell'Appennino. È vero che c'è stato il distretto del Bianco, una settimana fa c'è stata una cosa molto interessante, no? Anche di questa industria molto innovativa, che è anche molto green, insomma, no? Quella di Sassoferrato, sì, no? Con la presenza anche del presente Confindustria. E Fabriano continua ad avere questa capacità, Fabriano e dintorno, di questo distretto innovativo. Però non basta, non credo non basterà. Allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo difendere il nostro paesaggio, il nostro territorio. Però se noi non lo conosciamo, non possiamo difenderlo. Allora, vi do un elemento che noi lo teniamo lontano, come quando parliamo di problemi che sembra quasi non ci interessano. Avete mai sentito parlare, penso che sì, perché in questi giorni è stata la ribalta, della mafia di Pascoli? Guardate che non è un problema dei Nepoli. Non è un problema dei Nepoli. È una cosa che viviamo in tutto l'Appennino. È vero che la storia, come prima ci dicevi tu, anche a Montecucco, ha portato, diciamo, i vinti a fare la battaglia contro quelli che, diciamo, il sistema di potere del tempo. Ma oggi è un salto di qualità incredibile, pazzesco. Vi dico solo due cose. Ieri ero con un
mio carissimo amico Roberto, no? Canali, che questa attività con i suoi sedenti in ballerina, il terremoto gli ha portato via tutto, la casa, l'attività, e mi ricordava di nuovo Roberto, guarda, c'è Paolo che tu fai bene a occuparti un po' di questa cosa, perché anche nel cuore dell'Appennino Marchigiano Umbro lui conosce persone che sono state minacciate per avere le terre, sia per affittarle, terre che sono ad uso civico in teoria, perché sono pascoli della collettività, no? O altrimenti addirittura acquistate, con un fenomeno di accaparramento delle terre che è spaventoso. Ad Arquata del Tronto, se tu vai a cercare come pastore locale le terre, devi passare attraverso la società del nord che l'acquisisce per frodare l'Europa. Non so se avete letto questi arresti sui Nepoli, ma lì c'era stato già un tentato omicidio del presidente del Parco di Nepoli, e da lì è nato per fortuna un meccanismo, proprio un meccanismo Antoci, che per cercare di saltare insomma un po' questo schema mafioso. E lì avevano fondato 10 milioni di euro, e di questo però noi dobbiamo essere consapevoli, perché se io la terra non ce l'ho più, se la terra non mi appartiene, quella terra su cui io voglio far nascere l'Appennino, come faccio a dire ai giovani guardate investite in Appennino, tornate a vivere in Appennino? Come faccio a dire a un pastore, no? Vai lì e cerca di portare le tue pecore in Appennino. Io conosco tanti pastori, come Marzia Verona, che aveva scritto un sacco di libri, da ricercatrice al Politecnico di Torino, ha deciso a un certo punto non solo di scrivere di pastorizia, ma di fare la pastora. E lei ha le mani, ogni volta al ferro gli si rompe a pezzi, perché non è possibile che i giovani che provano a tornare in montagna vengano in qualche modo oppressi in questo modo. Prima poi si parlava di transumanza, di pastorizia, ma voi sapete che un'altra cosa drammatica, quello che una volta era il reddito della pastorizia, che era diviso tra lana, produzione della lana, carne e formaggi, latte, la lana era al primo posto, era il primo introito in termini di prodotto dell'attività dell'abito. Oggi la lana è rifiuto speciale, per cui i pastori devono pagare per smaltirla. Sapete chi fa la tosatura? Sono i Maori. I Maori vengono dalla Nuova Zelanda, girano l'Europa, in un giorno fanno 500 pecore. Questi meccanismi, piano piano, in Abruzzo c'è Marcelli, Nunzio, siamo amici con Nunzio, lui prende i Maori. Cioè, allora, a questo punto, ed è uno di quelli che fa anche la battaglia con Smafia del Pascoli, allora qui dobbiamo capire una volta per tutte. Io sto cercando di farlo anche a livello istituzionale, credo che c'è una parte anche di questo attuale governo che l'ha capito, perché sono stati rimessi finanziamenti importanti sulle aree interne, speriamo che riparta questa progettazione, qui le Marche sono fortemente interessate, il ministro stesso mi ha chiesto delle cose insomma che si potrebbero fare sulle aree interne come promozione di un turismo lento, ha dedicato quest'anno per esempio, dopo che abbiamo fatto i vari anni, l'anno del cammino, l'anno del cibo, quest'anno ha dedicato i treni storici. Pensate, i treni storici hanno adesso una fondazione che è il cui capo, il direttore generale, è un certo Cantamessa, persona appassionata da morire, è uno che la domenica da direttore generale va a guidare i treni come quello del Transiberiano del Bruzzo. Ma fino a qualche anno fa la logica, la filosofia, ma il tuo stesso, cioè guarda, io ho trovato ostacoli immensi dentro le ferrovie che oggi ci credono perché ho creato 90 posti di lavoro, ma prima erano i rami secchi, cioè le ferrovie che andavano in Appennino erano tutte da chiudere, perché erano i famosi rami secchi, no? È come quella, beh, io infatti non volevo, però insomma, come si dice, insomma, più nelle Marche hanno Giuseppe Aventi di tratta. Per esempio, la tratta tra Fabriano si poteva riattivare, ma c'è un meccanismo praticamente per cui la fondazione chiede nel contratto di servizio regionale una quota, una piccola percentuale per riattivare anche i treni storici. I treni storici. A Pesco Costanzo, la transumanza, il treno della, che hanno chiamato la, come si chiama? Sì, Transiberiano d'Abruzzo, sarà un successo incredibile ed ha riattivato una ferrovia che nel tempo potrebbe funzionare anche per i pendolari, anzi io direi che questa dovrebbe essere la logica. Sabato e domenica è un treno storico, ma poi tu, visto che tanto esiste, c'è la ferrovia, c'è la rotaia. Chiudo su un'altra questione dell'importanza della conoscenza che è alla base della rinascita dell'Appennino. Io vedo qui Karin, no? Cioè, lei è venuta dall'Alto Adige, che viene nelle Marche da tantissimo tempo. Però Karin è una che conosce l'Appennino, questa zona soprattutto dell'Appennino, in un modo incredibile, e ne conosce quella parte
che se volete a noi sfugge, no? Che è la parte più minuta, che conosce le erbe, no? Conosce l'effetto che hanno sull'uomo, no? E quindi questa è una conoscenza, ad esempio, fondamentale, perché potrebbe portare nell'Appennino proprio con questo cambio di paradigma, per cui si rinnova la cultura dell'appenninica, si rinnova dal punto di vista della concezione della salute, no? Del rapporto uomo-natura, un riequilibrio di questo rapporto che passa anche attraverso, ad esempio, queste forme di cura che non sono quelle intensive, diciamo, allopatiche della medicina ufficiale. L'Appennino può dare alla città, alla cultura della città, questo l'abbiamo messo un sacco a Camaldo in un bellissimo convegno sulla montagna, eravamo un sacco di gente, perché era fuori un manifesto della montagna, può ridare questa forza alla città, se però decide di rendersi autonomo, perché se non, ma ci devono credere per le comunità, che sono fragili, cioè le comunità appenniniche oggi sono molto fragili. Ha ragione Augusto nel dire che il meccanismo sarebbe questo: le comunità che si ribellano e dicono la terra è la mia terra, questa terra è la mia terra, io mi sento parte di questa terra, ma devo, per sentirmi parte di quella terra e difenderla, devo ritornare a conoscerla, perché se non la conosco non la posso difendere, no? Poi c'è una governance regionale e centrale in cui, ad esempio, l'Appennino, e non è una bestemmia, potrebbe avere su alcuni aspetti, non solo nella fase drammatica del sisma, ma forse nel tempo, una sorta di zona franca, almeno su alcune cose, avere delle deroghe. E chiudo davvero. L'altro giorno ho incontrato un cavalcino italiano che ha 700 rifugi in montagna. Noi abbiamo come ministero una sorta di vigilanza sul CAI, però abbiamo anche un protocollo d'intesa, e soprattutto abbiamo parlato di questo meraviglioso progetto del Sentiero Italia, che è il più grande sentiero escursionistico d'Europa, che attraversa. Allora, il CAI ha 20.000 posti letto con questi rifugi, che sono anche un presidio della montagna, sempre di più saranno anche un presidio. E mi dicevano, queste nuove norme fiscali per cui tu devi trasmettere ogni giorno la fatturazione elettronica, non hanno collegamento del wifi, non c'è internet veloce in montagna, no? Come non c'è in alcuni piccoli borghi, dove ci sono magari la signora di 80 anni che sta lì e la sua attività, magari di gestione di un bar, ci sono dei piccoli alimentari, lo so per certo, è una sorta di centro della comunità, centro di raccordo della comunità, magari vicino al cammino la sera, o persone che giocano a carte. Il mio viaggio pazzo che ho raccontato nel libro, c'è tutto, arriviamo in un paese che si chiama Casaglia, che nessuno conoscerà, sopra l'Appennino, diciamo, sopra Firenze, nel crinale, c'era una donna che era tornata da Firenze e gestiva un piccolissimo centro, e una sorta di circolo ricreativo, e c'erano quattro persone che la sera andavano lì a giocare a carte, l'unica che erano le persone anziane, e quella sera uno si sentiva male, non avevano il quarto giocatore, abbiamo giocato noi. Però per far capire, questa donna non gestiva solo il bar, prendeva il pane, prendeva i farmaci, prendeva. Allora, se queste situazioni tu me le metti dentro un meccanismo che è lo stesso della città, di chi gestisce un bar in città, non va bene. Non significa sfuggire, no, ai controlli, come dice Mauro Corona, della montagna è una chiave totale, no, sono d'accordo nemmeno io, non è questo il problema. Il problema è però di capire che l'Appennino non è Roma, l'Appennino non è Milano, l'Appennino è un'altra storia, ma quest'altra storia ce la dobbiamo inventare anche noi, perché se noi siamo a Fabriano e non giriamo le spalle e non so nemmeno come si chiama il monte che sta dietro, come si chiama quel colle, o qual è la bellezza che ci circonda, noi certo non avremo mai la forza, e arriveranno questi i grandi a accaparrarsi le terre, forse come avvenuto un tempo, ma oggi ancora in modo più forte. Grazie.